Amici di Formula Italian Team, buonasera, bentornati e in realtà benvenuti agli amici che ci seguono da poco su Rocket League con questo evento natalizio che aggiunge la sua seconda giornata. Per la verità, ieri abbiamo avuto la fase a gironi, questa sera ci stiamo preparando ad assistere alla fase ad eliminazione diretta. Avremo la copertura di due quarti di finale, gli altri due li avremo in radiocronaca e poi assisteremo anche alle semifinali, della quale seguiremo in diretta solo una. Questa sera, come sempre, al commento, in realtà per la prima volta qui su Rocket League, Raffaele Lelli in arte Hiroshi, coadiuvato dalla regia di Alessandro Pietracatella in arte Bendy. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. E abbiamo il collegamento con l'altra stanza, anche con Ernesto Coppola, Mister X. Ciao Ernesto. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. Qua siamo appena abbiamo appena iniziato da 5 secondi. Team Rocket Blind contro i progettisti. Molto bene, noi invece stiamo per seguire la partita contro i Mai Dire Rocket e la squadra X. Siamo in attesa Ti d'attacco interrompo, 1-0 per i Team Rocket Blind. e... Un saluto, un ringraziamento, un forte in bocca al lupo anche a Marco Luponi, Marco Buonasera, viva 17. il lupo, buonasera a tutti e ci sentiamo dopo. Grazie mille, ecco, avete sentito anche l'ansia, la tensione prima della partita da parte del capitano, lo possiamo definire così, dei Mai Dire Rocket. Siamo pronti quindi effettivamente al primo kick-off. In realtà il primo c'è già stato, ma non l'abbiamo seguito in diretta. Siamo pronti al primo kick-off, al primo faccia a faccia. Vedremo chi andrà sulla palla. Probabilmente avremo Ego Nero e dritto in due. Un mister credo che viene spazzato via. Ottima occasione subito per Mark 17, però purtroppo non riesce a colpire il pallone. Quindi resta al centro del campo, pronto alla spazzata long, a gestire anche eventualmente la palla. Si perde un po' per la metà, lascia il pallone a Crive che punta l'avversario, viene chiuso addirittura da due rivali. E allora in questo momento ho fase di calo con Marco 17 che arriva volando. La parata poi da parte di Ego Nero, se non vado errato. Palla ancora rimessa in mezzo da parte di Long. C'era Crive che però ha perso il tempo, non è riuscito a sfruttare la situazione. Ne approfitta Marco 17, poi una deviazione. Non ho visto chi è stato a deviare il pallone. Andiamo a vedere con il replay. Insomma, 1-0 fatto sta per i Mai Dire Gol. Ah, sfortunata quella, vero, la deviazione di Maverick 17 che stava uscendo, stava cercando anche di rinviare il pallone. Comunque 1-0 in questo momento per i Mai Dire Rocket, squadra X con Ego Nero, il capo 76, Maverick, nomi nuovi che non abbiamo mai visto, almeno noi su Formula 1, ma che si sono dilettati più volte assieme a Contra, Marcolino, i vari ragazzi che compongono la sezione a ruote coperte, quella di Project Cars del Formula. Long ha provato a mettere una palla in mezzo, messa abbastanza bene fuori da Maverick, riparte in qualche modo una sportellata tra Crive e il capo 76, in un modo o nell'altro palla che finisce per la prima volta nell'area difesa. Un contatto qui tra Ego Nero e Maverick, non si sono organizzati bene, i ragazzi sono andati entrambi sulla stessa palla. Ne approfitta Marco 17, tenta un tiro, colpisce il palo, non perfetto in questo frangente. Vediamo sulla ribattuta Long che non riesce a metterla dentro, la mette in realtà al centro dell'area. Allora ne ringrazia Maverick per salire sulla parete, alzare la palla. Poi la lascia lì un liscio di Marco 17, un errorino, forse una fase difensiva confusa da parte di Crive. Per il momento comunque sembra il pallino dell'azione. Ancora per Marco Crive là, non ringrazia Longa che gliela porta via. Forse i ragazzi non perfettamente organizzati in questo frangente. Il capo 76 finisce per mettere la palla in mezzo con un errore abbastanza grosso. Gran parata di Maverick che si salva, si fa perdonare dell'autogol, della sfortunata deviazione avvenuta Raffaele, in precedenza. Dici? qui siamo ai supplementari, è finito 1-1. Okay. Ultimo match. Sembrano due belle partite, effettivamente, anche questa, nonostante il primo errorino da parte della squadra X, adesso sembrano star trovando coraggio. Attenzione, questa palla in mezzo, errore abbastanza grossolano in questo caso di il capo 76 che ha provato addirittura una rovesciata, provato in ogni modo a colpire la palla, ma non c'è riuscito. Il tiro da fuori di Erlong, ottimo questo, particolarmente divertente dalla sua tre quarti. Tocco un po' a schiacciare, in realtà, ah, è rimbalzato sulla vettura di il capo, quindi non so dove sarebbe andato perché era un tocco a schiacciare. È stato un po' sfortunato a rimbalzare il pallone sul tetto della vettura di Ego Nero. In questo momento si trova in porta. Attenzione, lasciano l'occasione a Crive di tirare. Era ribattuta da parte di Ego Nero che si conquista i punticini per una parata. Attenzione a questo errore di Mark 17, stava tentando un volo. Long mette comunque la palla fuori che lentamente si stava indirizzando verso la porta. Cerca il triangolo Long con Crive, anche aiutato dal terzo uomo di Erlong. Qui errorino da parte di El Capo 76 che lascia la palla lì al centro. Ne approfitta allora Ego Nero per mettere tutti d'accordo, mettere la palla all'angolino e almeno non lasciare l'occasione ai Mai Dire Rocket di tentare il tiro in porta. Scoppella la palla messa in mezzo da parte di Erlong e ringrazia Mark 17.
con quest'ottimo volo, questo appoggio nella porta vuota, ottimo quel pallone messo in mezzo da parte di Dier Long, forse fortunato per il contrasto, però Mark 17 poi si è trovato lì la porta vuota ed ha potuto concludere in porta. Ringraziamo tutta la scena a battere Mark 17, gli buttiamo le gomme, adesso piazziamo i chiodi. Per il momento 3-0 in questo primo round, avremo sarà la meglio di 3 se non vado errato Ernesto questa sera? Al meglio di 5, intanto Melissano segna il 2-1 e il primo round per il Team Blind. Molto bene, ecco, Mark 17 ormai scatenato, approfitta, si è un po' disunito in questo momento, disunita la squadra X, si stavano trovando bene in realtà, dopo aver subito il primo gol stavano ritrovando coraggio, un po' di organizzazione, anche forse frutto di una fase non perfetta tra Dier Long e Marco Crivellaro, ne abbiamo visti darsi diverse sportellate, però in questo momento purtroppo il punteggio, almeno per questo primo round, relega la squadra X ad una, tra virgolette, rovinosa sconfitta, almeno in questo primo round. Speriamo possiamo trovare magari anche un gol per avere più fiducia nel proseguo di questo quarto di finale. Il tiro da fuori da parte di Mark 17, che proprio non lascia scampo, stava andando a togliere la ragnatela dal 7, all'incrocio dei pali, qui una tamponata tra Crive e il capo, ringrazia Gonero per mettere la palla fuori, ma poi ancora una volta Mark 17 la rimette in mezzo, tenta il volo ma nulla di fatto, torna quindi in porta Mark 17, qui addirittura Crive, ah no, pardon, Long, che arriva al gol. Aveva colpito la traversa, palla che poi rimbalzando è rimasta lì, in un modo o nell'altro, dopo il doppio tocco con la traversa. Ah no, l'aveva fatto Crive, però l'ha messa dentro Long, gliel'ha rubata. Ma no, Luconi che sta giocando ad un qualcosa che è diverso da Formula 1. Diciamo che era un gol di tutti e tre, perché Mark traversa, doppio rimbalzo, e poi Crive e Dottor Long che hanno concluso l'opera. Quindi sì, un gol di tutti e tre, effettivamente. E attenzione! Arriva addirittura al 6-0 scatenati in questo momento i Mighty Red Rocket, che non vogliono lasciare nulla, nemmeno le briciole. Qui Long addirittura è rovesciata, particolarmente anche sfortunato, diciamo, Maverick lì si trova ormai dentro la porta, non è riuscito nemmeno ad opporsi all'eventuale tiro di Dier Long. Palla adesso di nuovo sulla fascia con Mark 17 che seguita l'azione, buona la palla messa in mezzo, anche deviata da parte di Maverick, che non riesce a concludere Crive, forse un tiro da fuori, ah no, purtroppo l'ha colpita male Maverick, poteva essere un buon tiro, in qualche modo, in un modo nell'altro si conclude un triangolo tra Maverick ed il capo. Dici, una palla 1-0 per il Team Blind, 1-0 Team Blind, no, stanno nel secondo round, 1-0 signor Sdem. E il round precedente che era andato ai supplementari, come è finito? È finito con la doppietta di Melissano e hanno vinto il Team Blind. In questo momento i Blind si candidano dopo la vittoria del primo round anche all'eventuale vittoria in questo secondo round. In un modo o nell'altro Crive tenta di unirsi anche lui alla festa del gol, la gioia del successo del gol non gli è ancora arrivata. Per il momento abbiamo 3 gol da parte di Mark 17 e da parte di Erlong, 3 assist addirittura da parte di Crive, discrete difficoltà per il capo 76, molto spento in questa partita. Intanto Long arriva a concludere il poker personale ed il 7-0 per la squadra dei Mighty Red Rocket contro la squadra X. Un po' di difficoltà in questo primo round, non perfettamente organizzati e, come detto in precedenza, purtroppo si sono anche disuniti, quel po' di buono, non poco, lo stavano facendo vedere un po' di buono sull'1-0/2-0. Poi insomma hanno preso il sopravvento in materia Rocket e si sono discretamente di Stem, Stem 2-0 è approfittato nel disimpegno errato della difesa e ha messo palla in porta. Molto bene, qui è terminato il primo round con i Mighty Red Rocket che hanno messo in estrema difficoltà la squadra X con un secco 7-0. Il primo gol l'abbiamo rivisto anche in questo momento davvero sfortunoso. Io devo mettere pronto anche se sono spettatore? Sì, dovete mettere pronto, okay. Sì. Perfetto, non volevo ritrovarmi in partita. A me toccherà dopo, quando i Gumbro Guys sfideranno la squadra di Nicola, sempre qui nella Rivals Arena, i quarti nel Champions Field, perdonatemi, di notte, mentre la semifinale si disputerà nel DFH Stadium con il meteo innevato. Non credo che abbiamo per la semifinale? Non credi che abbiamo tempo? No, non credo che abbiamo tempo per le interviste. Dopo quarti.
Quello è un po' più complicato, credo. Anche se non... Intanto... datemi 5 minuti per riscaldarmi, devo scranchiarmi le ruote. Intanto Krikkonen porta il team Rocket Blind su 3-0. Allora, attenzione, quindi anche Krikkonen si unisce alla festa del gol. Ieri un po' in difficoltà, l'avevamo visto nei gironi. Felice per lui che abbia trovato la gioia del gol in questo 4-0, segnato da Rissano da tre quarti campo. Qui intanto abbiamo iniziato il secondo round con i Mighty Rocket che hanno subito iniziato la partita all'attacco. Squadra X che in questo momento si sta difendendo abbastanza bene, forse in maniera fortuita, però in un modo o nell'altro. Palla che arriva lì libera, attenzione al tocco, e non viene parato da Mark 17. Era un'ottima occasione per Maverick di andare sull'1-0. Iniziano a menare un po' tutto i ragazzi della squadra X. Ho visto Mark 17 venire un po' bullizzato dopo aver parato quel tiro di Maverick. Adesso ne approfitta, purtroppo l'ennesimo autogol. Ringrazia di Erlong dopo aver messo questa palla in mezzo. Credo sia Maverick ad aver deviato la palla in porta. No, purtroppo è stato invece di nuovo Ego Nero con quel SUV, con quell'Hammer sta creando un po' di difficoltà purtroppo in questa serata. Il secondo autogol, certamente sfortunoso, che gli capita. E un rimpallo che, attenzione, la palla va in porta. No, era troppo alta, sembrava poter abbassarsi ed entrare in rete. Palla che qui invece sulla fascia filtra senza troppa difficoltà. In questo momento Ego Nero a caccia del turbo si disimpegna, poi arriva la palla a lui in maniera un po' casuale a causa dell'errore di Krive, del non essere riuscito a colpire la palla. Allora Mark 17 era partito dalla retrovie, palla che con un rimpallo arriva sulla fascia per Dialong che salta un avversario, ne salta due, attenzione, Long scatenato, viene chiuso alla fine anche da Maverick 17 che libera la palla dall'aria della squadra X. Poi rimpalla ancora una volta Krive, anche con il tetto, prova a volare Mark 17, prova addirittura una rovesciata in qualche modo. Ego Nero si trova con il pallone sul tettuccio, ma ancora una volta Mark 17 che ne approfitta, rimpalla, vola, no, ci arriva Long, arriva prima Long a buttare la palla in rete ed è 2-0 per i Mighty Rocket contro una squadra X che anche in questo primo round era partita abbastanza arrembante, abbastanza organizzata. Qui peccato per Maverick, poiché c'era arrivato, fosse arrivato una frazione di secondo in anticipo avrebbe colpito la palla con il tettuccio, magari sarebbe riuscito almeno a parare quel tiro. Poi non sappiamo sulla ribattuta. Adesso palla contesa a centrocampo, il volo di Long che però va a vuoto. Allora arriva Krive, la parata poi da parte di Maverick, palla che viene, attenzione, contatto tra Ego Nero e Maverick. Purtroppo i ragazzi della squadra X stanno sì sportellando i propri rivali per cercare magari in maniera randomica, anche un po' fortuita, di mettere la palla in rete, però si stanno sportellando troppo anche tra di loro e quindi più volte anche in questo caso vola via la vettura di Long e quindi Maverick viene favorito. La palla messa in mezzo da parte di Long potrebbe essere buono per il volo di Maverick, che però è arrivato un po' spompato, forse non aveva abbastanza turbo per chiudere il tentativo verso il tiro. Assolutamente tantissimo Long che riesce a mettere una buona palla in mezzo, Krive che però non ci arriva. E allora intanto, palla di nuovo alla squadra X. Intanto è finito il secondo round. Intanto è finito il secondo round 2-0 per i Rocket Blind. E quindi per il momento Rocket Blind che sta riuscendo a sopravanzare i progettisti, se non vado errato. Sì, esatto. Molto bene, e qui abbiamo una mai dire Rocket che sta prendendo il largo nei confronti della squadra X. Di nuovo kickoff faccia a faccia tra Dier Long e ancora una volta Maverick 7. L'uscita un poco felice di Ego Nero lascia la palla del cavo 76. Purtroppo erano in due, Long è arrivato volando. I ragazzi della squadra X in questa fase un po' allo sbando, non sono riusciti a volare in maniera sufficiente per mettere via la palla. Ego Nero ci ha provato con una rovesciata, idem il capo, ma tutto si è risultato nell'ennesimo gol da parte dei Mighty Rocket. Speriamo riescano almeno a compiere un gol, a piantare la bandierina. Il volo intanto da parte di Dier Long, ribattuta del capo che però va a vuoto e quindi palla in questo momento a Maverick e approfitta anche di una sponda per sopravanzare Krive. Attenzione, una buona occasione perché va a vuoto anche Mark 17, la porta è vuota, ma attenzione, riesce a richiudere Mark 17 in un modo o nell'altro con la palla nell'angolo. Ego Nero che non riesce a metterla, il capo con un rimpallo nei confronti di Long prova a mettere la palla in mezzo, arriva Maverick, Long che resiste nel contrasto, allora no, ancora non riesce, vuoto anche per
il capo, vuoto per Agonero, Mark 17 arriva a Crive lanciandosi una serie di ping pong, Maverick va a vuoto in questa ripartenza da solo a porta vuota, Agonero si scatena in questo modo, ancora Maverick colpisce la traversa e no, ma il rimpallo riporta la palla verso la porta della squadra X, porta che è completamente vuota, tenta il tiro Mark 17 che poi con la porta essenzialmente vuota, con solo lui a quasi dover parare questo tiro, si è fatto anche l'assist da solo, appoggia in rete il 5-0 con i Mighty Rockets che continuano a prendere il largo nei confronti della squadra X. Sì, diciamo Ernesto, che come... Sì, meglio. Come strategia per la squadra arancione ci sta, perché comunque perdere 5-0, perdere 6-0 non cambia nulla, quindi la strategia è tutto puntare sull'attacco. Sì, almeno trovare il gol della bandiera, insomma, riuscire a sconfiggere la difesa almeno una volta può dar morale, ma anche quei rimpalli certamente non li favoriscono. Abbiamo visto un rimpallo abbastanza clamoroso tra Mark 17 e Long, che erano in due contro Maverick, anche qui in tre si spintano tra di loro, arriva Crive che ringrazia, purtroppo, ok, sul 5-0 ci sta magari di disunirsi, però poco coordinati in questo momento, Maverick ha lanciato via il capo e Agonero si è trovato lì senza poter far nulla, ha ringraziato Maverick per, non Maverick, Crive, per concludere in rete il 6-0, di nuovo kickoff con diverse vetture, diverse macchinine che volano via senza successo. E ci prova in qualche modo Agonero a mettere una buona palla in mezzo, ma Mark 17 comunque sta facendo un'ottima fase di difesa per tutta la durata della partita. Quelle poche occasioni che erano riuscite a costruire i ragazzi della squadra X sono state brillantemente chiuse da parte di Marco Luconi. In questo momento buono un disimpegno da parte di Agonero che manda a vuoto Mr. Crive, non altrettanto buono quello del capo 76 che gli appoggia. Allora Agonero si scatena con una bottarella nei confronti di Crive, Marco 17 aveva l'occasione del tiro, ancora Agonero che forse sembra entrato in una fase di voglio menare tutti ed una fase in qualche modo lo sta favorendo, arriva il tiro da parte di Marco 17, l'erroraccio da parte di Maverick che non salta, si vede la palla passargli a 2 cm essenzialmente dal tetto dopo il rimbalzo e già magari si aveva il SUV e quella parava, invece la Samune, se non vado errato, è quella vettura e gli è passata sopra ed si è la palla ancora una volta si è catapultata in porta, sì, di nuovo 7-0, il capo 76 è andato a menare le mani con Mark 17, si è completamente disinteressato della palla, magari per mettere qualcosa in chiaro nel vista del successivo round. Il meglio dei 5 vuol dire che il prossimo round potrebbe già essere fatale per che so cosa si è mangiato Sdem a porta vuota. Sono al terzo round sullo 0-0 i progettisti. Sono al terzo round, manca 1:30 e sono ancora 0-0. Molto combattuto questo round. Ci si diverte un po' di più, c'è più combattimento. Qui secondo 7-0 da parte dei Mighty Rocket nei confronti della squadra X. Ancora una volta tripletta per Mark 17, questa volta ne ha fatto un in meno Long. Si è unita alla festa per quanto riguarda la goleata, possiamo effettivamente definire. Anche Marco Crivellaro. Scusami, gol di Melissano. Ah, e sbloccano la partita ancora una volta i Rocket Blind. Sempre Melissano, se non vado errato, è stato il primo a fare il gol per il Blind. Fatto il primo gol della partita. No, prima era stato secondo stand, round è stato stand, sì. Giusto. E allora ci siamo. Terzo round potrebbe essere quello decisivo per conquistare la semifinale per i Mighty Rocket, quello per tenere un po' le speranze aperte invece per la squadra X. Palla non messa bene da parte di Long, di Crive, in mezzo all'area difensiva, ne stava approfittando Agonero, però è stata ottima la chiusura di Long. In un modo o nell'altro ancora Long riesce a chiudere il tiro in porta, la palla in porta, in realtà si tramuta in un assist e Marco Luconi conclude. Vediamo anche dalla chat un Long abbastanza infuriato per Marco Luconi che gli ha soffiato il gol sulla linea della porta della squadra X, che sembrava anche questa volta essere partita molto garibaldina, molto arrembante, però ancora una volta la migliore organizzazione effettivamente dei Mighty Rocket sta pagando. Attenzione, questo poteva essere un buon tiro e finalmente il primo gol da parte del capo 76, il primo gol da parte della squadra X, riesce quindi a piantare la bandierina, momentaneo 1-1, speriamo possa dare fiducia per tenere ancora le speranze aperte, la corsa alla semifinale aperta per i Rocket Blind, per la squadra X. Rocket Blind qui è appena finita 1-0, è finito il terzo round, quindi 3-0 per il Rocket Blind che si qualifica
alle semifinali. E purtroppo dobbiamo dire addio alla squadra dei progettisti Marcolino, Kuntra e non ricordo chi fosse il terzo. Pardon, attenzione ad Egonero che fa fuori Long e lo fa addirittura esplodere, però credo sia ci siamo perso Egonero perché era lanciato verso la palla e ci... purtroppo non ha ritrovato anche la possibilità di tirare. Marcolino, Kuntra e Samp. Ok. Molto bene, grazie. Per il momento qui 1-1, 3.50 al termine con la squadra X e sta trovando fiducia. Errore da parte di Crive in questo frangente che non riesce a colpire la palla. In un modo o nell'altro arriva Ego Nero, addirittura in volo per cercare di mettere la palla in rete, ma ancora una volta nulla di fatto. Mister Crive sulla fascia di sinistra prova a prolungare l'azione, la mette fuori Maverick e poi in un modo o nell'altro Long riesce a chiudere in porta una palla che sembrava andare fuori abbastanza lento come tiro, forse una deviazione, andiamo a vedere nel replay. No, nessuna deviazione, in realtà anche abbastanza rapido il tiro che essendo raso terra ha un po' ingannato con la prospettiva. Quindi di nuovo in vantaggio di Mai Dire Rocket nei confronti della squadra X. Momentaneo 2-1 quando mancano poco più di 3 minuti al termine. Mark 17 gli arriva la palla, spicca al volo, tocco con l'anteriore destra per mettere la palla in mezzo o addirittura per tornare lui sul tiro. Ci arriva Long volando ed il 3-1, questa volta una splendida azione, tutt'altro che fortuita da parte dei Mai Dire Rocket. Ottimo l'assist da parte di Mark 17 che sembrava in realtà andare lui sul tiro. Probabilmente Long ha chiamato la palla perché abbiamo visto Mark 17 sulla sinistra defilarsi completamente e lasciare la palla al suo compagno di team. E quindi ennesimo kickoff 3-1 per i Mai Dire Rocket, palla che davvero non si vuole allontanare dall'area della squadra X. Il rimpallo di Maverick che cercava di scavalcare in qualche modo Mark 17 che però volando addirittura in 3 da parte della squadra X sulla palla vola Long e riesce ancora una volta a chiudere in rete il pallone. Si guadagna un ennesimo assist, Crive davvero il regista per quanto riguarda i numeri della squadra, del team dei Mai Dire Rocket. Ok, perdonatemi qualche inghippo con la visuale. Discreta fase di botte a centrocampo alla quale abbiamo assistito, fase dalla quale ne esce positivo Crive con la possibilità di andare verso la porta, ma viene chiusa a centrocampo dal capo 76. Gonero si disinteressa del pallone, allora Mark 17 prova a far ripartire la sua squadra. Palla che per il momento arriva ai limiti dell'area, palla lisciata effettivamente da tutti e tre i giocatori della squadra X e Mister Crive non può far altro che concludere in porta il 5-1. Puntano ancora una volta sul 7-1 credo i ragazzi dei Mai Dire Rocket per chiudere definitivamente questo 3-0, abbastanza scottante anche per la squadra X che insieme all'altro team derivato da Project Cars potrebbe abbandonare la competizione. Una fase abbastanza interessante per Crive che era completamente da solo a centrocampo, qualche rimpallo in un modo o nell'altro gli permette di crearsi un'occasione di tirare. Qui un volo a vuoto da parte di Long mette Egonero, anche lui nella possibilità di trovarsi a tu per tu con Mark 17 che però è bravo a spazzare via la palla. Maverick riesce finalmente nel volo ma viene anticipato da Mark 17 che comunque nonostante siamo su un 2-0 di round, 5-1 in questo, non si è completamente lasciato distrarre, è sempre stato molto reattivo, molto attento e anche in questa fase è riuscito a chiudere bene un Maverick che poteva arrivare al tiro e all'eventuale 5-2. Qui va a vuoto ancora una volta Maverick, purtroppo, pardon, il capo con Maverick che ha intervenuto successivamente, fa tutto Long, se la alza da solo, si trova completamente da solo anche in porta per chiudere in porta un ulteriore 6-1. Salutiamo tutta quanta la chat, grazie a tutti quanti per il follow. Qua non ci sono i punti, chi arriva prima a 3 vince, giusto? Sì. Qui sì. È il round alla meglio di 5, ce lo domanda il buon Lorenzo Tamori. Ho paura perché tra poco dovremo giocare noi. Io stesso non lo sapevo fino a 10 minuti fa, eh. Tanto Long dalla porta addirittura ce la fa. Tocco che entra molto lentamente. Long si era già parcheggiato a centrocampo a festeggiare, con questa spazzata riesce a chiudere in porta nel 7-1. Nicola, per favore, buonasera. Troppi inviti, ragazzi. Stiamo cercando di commentare questo primo quarto di finale, quindi buonasera Nicola che scenderà in pista, definiamolo in questo modo, proprio contro i Gumbro Guys. Però dobbiamo prima terminare questo match. 1 minuto e 43 al termine con attenzione il rimpallo che va direttamente in porta. No, mannaggina. Un 8-1, ancora una volta una differenza di reti di 7-0 possiamo definire in 3 round. Long, un rimpallo abbastanza tra virgolette fortuito, è una classica sponda diciamo che si fa, però non è riuscito
a liberare bene il pallone. La squadra X ancora una volta si deve arrendere ad un cocente 7-0. Effettivamente Crivo è scatenato, decide di sfondare, di bucare la difesa della squadra X. Arriva volando marca 17, tenta un appoggio a Crivo che però non riesce a colpire il pallone. Si menano purtroppo troppo i ragazzi della squadra X, ancora una volta con Ego Nero e il Capo 76 che si erano andati a disturbare tra di loro purtroppo. Poi il Capo 76 che ronza attorno al pallone ma non riesce ad impattarlo. Allora Mister Crive prova a far ripartire la squadra, riesce a disimpegnarsi bene questa volta il Capo 76. Però arriva Marca 17 volando, palla messa fuori da Maverick 7. Allora libertà di Ego Nero di impostare l'azione. Marca 17 va al contrasto, ennesimo contrasto da parte di Maverick. Con Marca 17 in questo momento si disinteressa del pallone, un'ottima finta per lasciare spazio a Long che appoggia in mezzo la palla. Marca 17 dalla sua porta aveva visto il suo compagno andare a mettere il pallone in mezzo, si sono assolutamente chiamati, questa è l'organizzazione che serve su questo tipo di gioco, con l'appoggio di, in realtà non so se fosse un assist quello di Long, sembrava abbastanza indirizzato in porta, però in chat non ha scritto nulla, questa volta Andrea Longagnani non si è lamentato del tra virgolette gol rubato da parte del suo compagno di scuderia. Compagno di scuderia in questo momento ha la regia, però si perde un po' in questo volo, comunque è abbastanza difficile vicino al tetto. Palla che in un modo o nell'altro ancora una volta riesce a bucare la difesa della squadra X, che per quanto riguarda le palle angolari sono quelle che ne hanno più messo in difficoltà, poiché tutta quanta la squadra si lanciava, andava dietro al pallone, ha corso troppo effettivamente dietro il pallone la squadra X, senza però organizzazione, quindi ancora una volta ad esempio in questo momento si trovano con la porta vuota e quindi ciò lascerebbe libertà ad un tiro da fuori, in realtà che forse non sembrava servire poiché Long stava arrivando senza troppi problemi addirittura a mettere la palla in rete. Ego Nero ci va vicino all'eventuale 9-2, ma un secondo al termine, appena la palla toccherà a terra sancirà l'eliminazione della squadra X da questo Rocket League Christmas Trophy, possiamo definirlo in questo modo, organizzato da Formula Italian Team, la seconda esperienza per la verità su Rocket League. La prima fu, se non vado errato, 4 anni fa, sì, l'ultimo topic per quanto riguardava Rocket League risale a 4 anni ed 11 mesi fa, quindi essenzialmente 5 anni fa praticamente, è stato nel gennaio del 2015. È stato inizio nel dicembre del 2015, gennaio 2016, sì, esatto. Molto bene, e purtroppo dobbiamo piangere l'eliminazione della squadra X. Superano il turno i Mighty Rocket che accederanno alle semifinali. Ora attendiamo che ci raggiunga Long qui in parte. Tornare al menu. I Mighty Rocket estremamente organizzati, ottimi nel volo, soprattutto Mark 17. La squadra di STEM invece i Blind, come ti sono sembrati a livello organizzativo, a livello di tattica essenzialmente? Essenzialmente usavano la tattica del più forte resta dietro a controllare, discretamente organizzati, però alcune volte andavano un po' troppo sulla palla tutti insieme, devono affinare ancora qualcosa, però organizzazione c'era, forse non a livello dei Madire Rocket, però ci potrebbe stare. Molto bene, grazie mille. Ci hanno proprio raggiunto due esponenti dei Mighty Rocket. In realtà non ho fatto caso, c'è anche Crive. No, no, però è rimasto da solo. Sono quasi delle interviste un po' strane. Io Esatto. Io ci tengo a dire una cosa che mi hanno detto Raffa, che hai detto che io non mi sono lamentato del gol che mi ha rubato Marco, invece mi sono lamentato tantissimo con il mio capoteam, però è capoteam e quindi lui può far tutto. Molto bene, io recupero il dato dei qui Twitch ci bannerà perché è decontestualizzato, però è un team messicano che furono i vincitori del primo torneo su Rocket League, i Coyones, però con la J e con la S finale, nel dubbio non bannate, è spagnolo, non credo ci sia difficoltà che vinsero contro il team Devil. Io lascio definitivamente la palla hai visto il tema, a Marco e Andrea Longagnani per il proseguo di questa serata e ci risentiremo magari domani in finale. Hai visto mai. Buonanotte, ciao a tutti. Tocca ferro, ciao. Salve. Ciao. Ok. Allora, buonasera, prendiamo la voce noi, sembra un po' tutto Rocket minuto per minuto, perché in Radio Cronaca, come avete sentito prima Mister X, invece adesso ci sarà Marco Luconi che seguirà la partita tra, se ci vuoi dire, le due squadre.
Sì, tra Air Force Gattone e ARLPS. Permettimi una delucidazione, Gat One, l'abbiamo Gat ce, One. L'ha sì, ce l'ha detto. Attenzione. Il buon Napo in live quando abbiamo fatto il draft. Vedremo una partita che potrebbe essere molto combattuta, anche perché tra virgolette ci sono i nostri compagni di allenamento in campo, che sono i The Gumbro Guys, contro una squadra che deriva da utenti del forum che fanno parte di Project League, come Marcolino91, esponente, l'abbiamo visto anche su Gran Turismo. Io saluto Bendy innanzitutto, che dopo questo avvicendamento di qua in cabina di commento, probabilmente non c'è Bendy. No, e ci sono, quindi ci saluto. Sono. Ah, c'è. Ciao Ale. Ciao a tutti. Comunque ti correggo, Andrea, The Gumbro Guys contro Napoli Rocket League. Ah, è vero, scusate. Mi sono perso i progettisti, pensavo ci fosse Marcolino. Hanno giocato prima contro Sdem, sì. Ok. Intanto grazie a Gallon3 per il follow. Speriamo di poter regalare a tutti i nostri nuovi follower una bella partita. Ci siamo, manca solo un componente del Napoli Rocket League Team e possiamo partire. Ci siamo. Si parte, calcio d'inizio, la palla va nella metà campo dei Rocket League Napoli Team. Buona la parata di Nicola in questo momento, arriva Hiroshi, prova il suggerimento al centro, ma ancora una parata da parte della squadra napoletana. Il richiamo all'indietro di Lopensky, prova Axel a dribblarlo, arriva Mister X come un falco dalla sua porta. Ma viene deviato il tiro, vediamo in questo momento Z Big Mike, pallone in mezzo, molto rischioso, Hiroshi controlla la situazione, quindi parte sulla fascia come un rapace, Axel, grandissimo stopper, ruba la palla, ancora Hiroshi non riesce, Lopeschi, attenzione Lopeschi in mezzo all'area, riparte in contropiede il Napoli Rocket League Team, buona la parata di Mister X. Vediamo, fase concitata, 4 minuti sul cronometro, ancora 0-0 dal campo del Champions Field. Axel 004, palla in avanti ancora per lui, Lopensky centra in pieno Axel, ma la palla rimane lì, pallone in mezzo, deviata da Mister X, pallone che potrebbe rivelarsi pericoloso per il Napoli Rocket League Team con Hiroshi che si lancia, ma grandissima parata di Nicola 46 che salva il risultato. Ancora Nicola, il pallone parato da Lopensky, attenzione la palla finisce in mezzo, Axel non sbaglia il controllo, ancora Z Big Mike, poi Hiroshi, fase di batti e ribatti in campo, attenzione Hiroshi in mezzo, vediamo se la possono spuntare, ancora Nicola molto molto attento come portiere. Hiroshi alza questo pallone, attenzione c'è Mister X, bravissimo Mister X in acrobazia aerea, va a togliere il pallone dalla porta, arriva Hiroshi, grandissimo gol dei The Gumbro Guys che si portano sull'1-0 quando mancano 3 minuti esatti alla fine del primo game. Un gran passaggio di Mister X, arriva l'incornata vincente di Real Hiroshi, 1-0. Intanto ti fermo, Andrea, perché sta iniziando in questo momento la partita e quindi ti aggiornerò poi sul risultato. Molto bene, molto bene, grazie. Intanto attenzione, c'era una possibile palla gol per il Napoli Rocket League Team. Hiroshi tenta un tiro dalla distanza, ancora pallonetto. Lopensky con una capovolta non riesce a prendere il pallone. Ancora Hiroshi, la porta sul muro questa palla, tocco, riesce a saltare altri due. Poi arriva Axel, riesce a rinviare il pallone. Lopensky ancora il tiro, un po' largo, Nicola in acrobazia aerea riesce a mandare il pallone fuori dalla disponibilità del giocatore dei The Gumbro Guys. Attenzione Axel ancora, Axel in mezzo, tiro palo di Axel, buona l'occasione da gol da parte dei Napoli Rocket League Team. Attenzione ancora palla in mezzo, buona la parata di Mister X su Z Big Mike. Ancora Nicola, attenzione perché un rimpallo può favorire il gol, ma Lopensky si supera.
come direbbero i telecronisti del calcio, con la mano di richiamo va a togliere il pallone sotto la traversa. Attenzione ancora però, Axel, pallone rimpallato da Rial Hiroshi. Nicola riesce ancora, molto attento il portiere della squadra napoletana. In tre su un pallone qui, attenzione perché potrebbe scaturire un probabile contropiede. Infatti Hiroshi riesce a prendere il pallone, vediamo chi va a prenderlo. Lopeschi tutto da solo, incrocio dei pali, magnifica azione di Lopeschi. Attenzione perché Axel parte in contropiede, tiro di Axel, non arriva nessuno in mezzo, c'erano Hiroshi e Mister X in porta. Gol di una Pulitam degli Air Force, 1-0. Bene, molto bene con le news dai campi. Intanto Nicola 46 riesce a saltare due avversari, si porta sull'out di sinistra, ancora il pallone in mezzo, arriva Z Big Mike, prova un passaggio all'indietro verso Axel che non arriva, decide di rimanere in porta. Ancora Z Big Mike, Nicola riesce a scaraventarsi sul pallone, ma viene intercettato. Attenzione perché Hiroshi tentava un passaggio verso Lopeschi che non aveva capito, poteva essere molto velenoso questo passaggio, ma ancora attenta la difesa dei Gumbrogai. Attenzione, Hiroshi, bravissimo Nicola a non permettergli il rimpallo per un potenziale passaggio in mezzo. Attenzione, Axel riesce ancora a passare la palla in mezzo. Buona la copertura della porta da parte di Hiroshi. Ancora Z Big Mike, pallone lungo. Attenzione Hiroshi, il tiro 2-0, contropiede da manuale della squadra arancione che si porta sul 2-0 quando mancano 13 secondi al termine, alla fine del primo game. Siamo sul 2-0, è una gran bella partita giocata molto molto attenta in difesa da parte di Negumbro Guys. Ancora Z Big Mike, attenzione, un liscio da parte di Lopeschi. Fortunatamente anche Z Big Mike non ha trovato l'impatto col pallone. Ancora il fantasista napoletano, ma la partita finisce sul 2-0, quindi 1-0 nel complessivo dei game. Bendy, una bella partita, molto attenta dalle due difese. Poi Hiroshi ha fatto due gran gol, uno in contropiede, l'altro su uno splendido passaggio di Mister X. Sì, è stata una bellissima partita. Tra l'altro scusami Alessandro, scusami, attenzione, è arrivato il pareggio di Simo Casciaro per il team ARLPS, 1-1, mancano 2 minuti e 20. Ti ridò la linea. Sì, stavo dicendo che è stata una bella partita, abbiamo visto delle azioni abbastanza dinamiche, purtroppo il team blu non è riuscito a rispondere ai gol subiti, ha fatto parecchie azioni, parecchio interessanti, e adesso sta iniziando il secondo round, vedremo se si riscatteranno. E allora andiamo in campo, si parte, calcio d'inizio, Rial Hiroshi riesce a vincere il contrasto, poi Nicola, ancora il tiro di Z Big Mike che ruba il pallone al suo compagno di squadra e riesce a mettere la palla in porta. 2-1 intanto per il team Air Force, gol di Alberto, a te la linea. Molto bene. Attenzione. C'è un problema perché Lopeschi viene dato in campo, ma c'è ci dicono che ha la schermata ancora della home. E intanto c'è il 2-0 di Axel 004. Non so in questo caso come si debba procedere. Lopeschi in questo momento è andato, ha abbandonato la partita, proverà a rientrare. Lore, ci dicono che in questo momento Lopeschi è bloccato, non so Marco. Può provare a riavviare il gioco, magari? No, credo che la partita sia stata bloccata. Penso proprio di sì, penso proprio di sì, anche molto fair play da parte dei Napoli Rocket Team che segnano in questo momento, non serviva. Ecco, Lopeschi si è unito alla partita, io direi che sarebbe da rifare questa.
Non so se si è verificato nei primi 20 secondi. Nel caso contrario, sì, proprio no. All'inizio. L'inizio... Credo che non sia ancora entrato. Cioè, non era ancora entrato in partita. Proprio okay. Dall'inizio. Sì, ho capito. Proprio dall'inizio. Quindi penso sia da rifare. Nel frattempo arriva il 3-1 dell'Air Force. Gol di una Pulitan, doppietta. Però stanno attaccando molto anche il team di Lelo. E una bella partita, un bel match. Che non so come si stanno organizzando. Mi sa che stanno recuperando i gol per forse partire 3-3 e continuare senza ricreare. Non credo. Vi abbiamo non dato credo il gol, perché non... 3-1 in questo momento. Sì, però ho visto in alto a sinistra scritto vi abbiamo ridato il gol. Sì sì. Però hanno ovviamente sono stati i due i gol fatti quando Lopeschi era in purtroppo in un limbo. Non è riuscito neanche ad accedere alla partita, ma comunque tutti e tre, perché non è proprio dall'inizio proprio il problema, sì, che ha avuto il problema. Tanto 4-1 per il team Air Force. Attenzione! Che... molto bene, grazie Marco. Un gran gol di Hiroshi. Porta la partita sul 3-2. C'è stata una deviazione, sì, c'è stata una deviazione. Ma leggera. C'è stata una deviazione molto leggera, però gran gol di Hiroshi. La partita va sul 3-2. Vedremo cosa succederà poi a fine partita. Attenzione, ancora fase concitata con Lopeschi, che in questo momento mette questa palla in mezzo. Arriva ancora Lopeschi. Vediamo. Z Big Mike controlla, attenzione, può essere un passaggio di Hiroshi, grandissima parata di Nicola 46, ancora Lopeschi, vediamo quale sarà la reazione di Degumbrogai. Occhio, Hiroshi in mezzo, non c'è nessuno a rimorchio per la squadra arancione, arriva Nicola, spazzata violenta dal muro, pallone a centrocampo in questo momento, vediamo chi riuscirà a contendere il pallone, rialli Hiroshi ancora, Lopeschi. Pallone che rimbalza sul muro, potrebbe scendere in porta, attenzione, grandissima parata di Z Big Mike, 2 minuti e mezzo al termine, con un gol da recuperare. Ti interrompo, gol di Lelo, seconda partita, bellissima azione del pilota Lelo, che si è fatto tutto il campo, ha scartato un po' gli avversari e ha messo la palla dentro. Attenzione, perché intanto in live abbiamo visto il gran gol di Lopeschi, 3-3 in questa... in questo game recuperano dopo la sfortuna iniziale i Degumbrogai. Calcio d'inizio, la palla viene contesa ancora a centrocampo, Lopeschi ancora, salta Axel Lopeschi, buona la sua progressione, vediamo il pilota, la mette in mezzo, Z Big Mike, grandissima parata, attenzione perché potrebbero essere scoperti i Degumbrogai, attenzione, Lopeschi non riesce a spazzarla e Nicola 46 approfitta dell'errore di Lopeschi e fa 4-3 in questo momento, partita molto molto combattuta. Vediamo, calcio d'inizio, 2:02 al termine del secondo game, conteso questo calcio d'inizio. Axel prova un tiro molto molto largo, arriva Nicola, prova la botta, ma neanche, come si direbbe nel calcio, neanche in corner. Attenzione Lopeschi, che sembra il più ispirato in questo game, alza questo pallonetto, vediamo Axel, molto bene il giocatore del Napoli Rocket League Team. Attenzione Hiroshi, riesce a difendere questa palla, quindi parte in contropiede, prova il tiro dalla distanza, vediamo Lopeschi non riesce a toccarla, poteva trarre in inganno il portiere napoletano, ma purtroppo non l'ha toccata. Ti interrompo, 2-1 per il team di Lelo, ha segnato anche Campana e per gli Air Force ha segnato Bucci.
Molto bene, grazie Marco. Attenzione, fase concitata nell'area di rigore dei De Gumbrogai con i Napoli Rocket League Team, che ha provato a portarsi sul 5-3 con due gol di vantaggio. Sarebbe stata difficile da recuperare per i De Gumbrogai. Attenzione, Rialli Rossi ancora, se ne va sulla fascia. Pallone che si alza ma scenderà in questo momento, e Lopensky sbaglia il tap-in, arriva Mister X, pallone alto ancora in questo momento, vediamo, arriva Roshi, gol 4 pari a 38 secondi dalla fine del game, i De Gumbrogai trovano il pareggio. Molto molto bella l'azione prolungata da parte dei De Gumbrogai, liscio di Lopensky, poi è arrivato Mister X a mettere la palla sopra la traversa, sul rimpallo si è lanciato Roshi, attenzione, tiro di Roshi, Z Big Mike, grandissima parata del portiere napoletano. Vediamo Axel in questo momento, due sul pallone per i napoletani, attenzione, Nicola 46 lascia il pallone ad Axel che tenta di lanciarsi in proiezione offensiva, tutti i De Gumbrogai in porta, palata di Rialli Roshi che poteva essere il vantaggio per il Napoli Rocket Team. Attenzione Nicola, ancora la squadra azzurra in attacco con Lopensky che manda il pallone fuori dalla possibilità, dalla portata di Nicola 46. Vediamo se c'è un'ultima azione. Lopensky, gol! Gol di Lopensky sullo scadere. Vincono i De Gumbrogai, anche il secondo game. Un gran tiro di Lopensky. Ah no, c'è il tocco di Nicola 46. C'è dopo il tiro di Lopensky, c'è stato il tocco di Nicola 46. Ti interrompo, incredibile, 3-2 per Team Air Force che recupera, 4-2 in questo momento, gol di una Pulitan, tripletta di Bucci, mancano 2 minuti e 20, 4-2 per il Team Air Force. A te la linea. Molto molto bene, qua è finito il secondo game con i De Gumbrogai che la spuntano dopo una breve sfortuna iniziale. Il giocatore Lopensky non era riuscito a entrare in lobby, quindi hanno giocato 3 contro 2 nelle prime fasi della gara, poi c'è stata un po' di sportività in campo. Attenzione perché sta per partire il terzo e potrebbe essere ultimo game se vincessero i De Gumbrogai. Vediamo se il team Napoli Rocket League riuscirà a vincere questo game per annullare il match point da parte dei De Gumbrogai. Azione, fase concitata dalla partita, attenzione, Nicola mette questa palla in mezzo, vediamo se ci potrà essere un tiro, un tentativo di tiro, niente, ancora palla al centrocampo, si continua in questa maniera con Nicola che aspetta il rimbalzo giusto, gli arrivano Lopensky e Rialli Rossi come due avvoltoi, praticamente formano un muro e il pallone non riesce ad arrivare in porta. Attenzione, pallone in mezzo di Rossi, Lopensky, pallone sulla traversa, peccato, gran bel tiro da parte di Lopensky, vediamo ancora i Rossi, pallone in mezzo, vediamo, potrebbe andare in porta, infatti è così, Rialli Rossi di carambola, la mette dentro, 1-0, no, questo è gol, guarda, praticamente, perché sì, ma entrava lo stesso, sì, sarebbe entrata lo stesso. Sì, tecnicamente se usiamo le regole del calcio sarebbe entrato lo stesso, quindi non c'è la deviazione di Nicola 46. Attenzione perché in questo momento a 4 minuti dalla fine sono avanti i Gumbrogai, vediamo se ci sarà una reazione da parte del Napoli Rocket League Team. Axel prova a portarla avanti sulla fascia di sinistra. Ancora, attenzione, c'è stato uno scontro, attenzione, la palla finisce sulla linea di porta dopo un batti e ribatti e c'è stato il gol di Nicola 46, gran tap-in vincente di Nicola 46 che ha sfruttato l'opportunità. 1-1 a 3 minuti e 47 alla fine, non è ancora scritto nulla, non è ancora detto nulla perché il Napoli Rocket League Team ce la sta mettendo tutta per tentare di annullare il primo match point per i Gumbrogai. Attenzione perché c'era questa palla che poteva finire sulla linea di porta con Lopensky che stava arrivando come un falco per buttarla dentro. Non ci sono riusciti, forse per un tocco un pochettino troppo forte da parte di Roshi.
Ho sentito il microfono di Marco, sì, aprirsi. Ti confermo il risultato, vittoria per il team Air Force, quindi 2-0, adesso abbiamo il prossimo match. Molto bene, in questo momento c'era stata un'azione da parte delle Gumbro Guys, ma ancora Axel che scavalca Hiroshi, attenzione, questa palla potrebbe arrivare in mezzo, e infatti è così, il gol di Axel che sfrutta l'errore di Real Hiroshi, che purtroppo non è riuscito a dare il secondo colpo al pallone per stopparlo, e quindi è 2-1 a 2 minuti e 58 alla fine. Vediamo. Parte il calcio d'inizio, Lopensky contro Z Big Mike, la vince Lopensky, poi Axel fallisce e il tiro di Hiroshi, grande riflesso di Nicola 46 che la para, attenzione, alza un campanile Hiroshi verso la propria porta, Lopensky c'è ma Nicola lo salta, attenzione perché potrebbe esserci il 3-1 e Nicola fa una grandissima azione, 3-1 a 2 minuti e 42 al termine, si sta indirizzando questo match in questo game almeno per il momento verso il Napoli Rocket League Team. Vediamo, calcio d'inizio, Hiroshi ancora pallone vinto, rimpallo vinto dai Napoli Rocket League Team sul calcio d'inizio, vediamo pallone per Hiroshi, Z Big Mike la butta a muro, cerca un rimpallo per i suoi compagni, Lopez che grandissima in uscita difensiva, attenzione liscio di Axel Lopeschi, attenzione Hiroshi, 3-2, che partita signori, che partita, 3-2 a 2 minuti e 21 secondi al termine, grandissima azione di Lopeschi, gran passaggio, arriva Hiroshi, qui Nicola provvidenziale in determinate occasioni, questa volta non ha potuto fare niente. Calcio d'inizio, si riparte, vediamo se i Legumbro Guys riescono a spuntarla anche a questo game. Buono, rimpallo vinto da Hiroshi, liscio ancora di Z Big Mike che dopo un buon avvio nel primo game sta lisciando qualche palla di troppo. Attenzione Axel, anche lui causa un po' di scompiglio con Nicola 46 che viene preso in controtempo. Lopeschi che purtroppo urta Nicola 46 facendolo esplodere. Attenzione Lopez che ancora tenta di fare tutto da solo, riesce a rinviarla grazie a Hiroshi, ancora Lopez che la butta nell'out di destra dove c'è Real Hiroshi, Lopez che trova un grandissimo angolino, ha trovato un corridoio pazzesco il giocatore con la bandiera olandese dei Legumbro Guys e fa il 3-3. Bella, bella partita veramente, 1 minuto e 46 al termine, i The Gumbro Guys stanno giocando per vincere questo quarto di finale ad accedere alle semifinali, mentre se vincessero i Napoli Rocket League Team sarebbe 2-1, quindi ci sarebbe da disputare ancora un match. Vediamo Z Big Mike che prova il cross al centro, palla molto lenta, molto facile da prendere per Real Hiroshi, vediamo Mister X cerca una combinazione con Lopensky, ancora Real Hiroshi, la palla viene deviata, attenzione perché arriva verso la porta e c'è il 4-3 di Lopensky 88, grandissimo gol dell'attaccante, se vogliamo chiamarlo così, di Legumbro Guys che si porta a due gol anche lui, doppietta in questo momento sia per lui che per Real Hiroshi, l'hanno rialzata dal 3-1 i Legumbro Guys, vogliono la semifinale, si riparte. Palla molto contesa questa volta, Hiroshi viene spinto via, arriva Nicola, Hiroshi prova a causare un po' di scompiglio con la difesa napoletana che tenta di buttare la palla verso la rete di Axel che fa tutto da solo ed è incredibile. Grandissimo gol di Axel che prende in controtempo Mister X, si porta sul 4-4 quando mancano un minuto al termine. Molto molto bella questa fase della partita con tutte le squadre che tentano di raggiungere il loro obiettivo. Vediamo in questo momento Nicola, attenzione perché potrebbe essere un pallone molto difficile da prendere. Bravi Axel, Z Big Mike, Hiroshi che fallisce il tap-in vincente, poteva essere il 5-4. Attenzione in questo momento contropiede con Nicola che riesce a scavalcare Mister X, ma non Z Big Mike, non riesce a scavalcare Hiroshi che scavalca il pallone a sua volta, attenzione Z Big Mike ancora tenta di mandare la palla dall'altra parte per provare un probabile contropiede, arriva Hiroshi, grandissima botta ma parata di Axel, ancora fase
pingpongiana della partita, con la palla che viene sballottata da una parte all'altra del campo. Attenzione con Hiroshi che prende in contrattempo Lopez, che attenzione, non c'è nessuno in porta. Axel tenta il tiro, vediamo se Zetabing Mike riesce a prendere questo pallone. Occhio perché arriva Axel. Un secondo al termine, si va ai tempi supplementari di questa partita che non finisce mai più. Vediamo. Attenzione, Riali Roshi tenta il tiro, niente da fare, arriva Lopez che svirgola il pallone. Zetabing Mike tenta il rinvio. Ancora fase molto concitata, un rimpallo vinto da Mister X, la palla che pericolosamente torna in mezzo con Mister X che la mette dentro, e come nel primo game lo decide lui, e vanno a passare in semifinale con un secco 3-0 su i Napoli Rocket League Team, che hanno giocato veramente tre game molto molto intensi, perché i game sono finiti sempre con risultati molto molto incerti o con un gol di scarto. Veramente buona la giocata dei Napoli Rocket League Team, peccato per loro, hanno vinto i The Gumbro Guys che vanno in semifinale. Intanto Marco ti chiedo il risultato dagli altri campi. Sì, scusami, qua siamo sull'1-1, mancano 13 secondi, quindi è praticamente il terzo match, quindi è decisivo. Se dovessero segnare gli Air Force, che quasi ci stavano riuscendo, 3 secondi si va supplementare. Beh, intanto che finisce l'altra partita, Bendy, abbiamo visto veramente una gran match disputato da tutte e due le squadre con risultati, come detto prima, di un gol di scarto o poco più. Spiace per il Napoli Rocket League di magari qualche errorino di troppo in difesa. Sì, abbiamo visto dei match abbastanza vincenti, se la giocavano alla pari. Diciamo che... Il team napoletano non era organizzato bene tanto quanto il team avversario, che era organizzato appunto leggermente meglio, ma quel leggermente è bastato per crearsi quelle occasioni che poi hanno fatto la differenza. In effetti sì, poi il risultato ovviamente parla di un secco 3-0 a favore dei The Gumbro Guys, un po' beffardo per quello visto in campo, però si sono meritati la vittoria, hanno ripreso praticamente il secondo game, erano dietro 3-1 con la disconnessione di Lopensky e sono riusciti ad andarla a vincere, e poi anche l'ultimo game erano sotto 3-1, sembrava indirizzata la partita. Per andare sul 2-1. Vada Marco. Scusami Andrea, ti interrompo. Gol di Bucci, 3-0 Air Force Gatuan, e quindi abbiamo un'altra semifinalista. Molto molto bene, quindi le semifinaliste saranno i Rocket Blind contro i The Gumbro Guys e Air Force Gatuan contro i Mai Dire Rocket. Saranno due belle semifinali. Ovviamente vi ricordo che saranno trasmesse in live, allora, penso una sola. Ci stiamo organizzando per fare tutte e due in realtà. Ah, molto per fare bene. Prima un match fra poco e poi un altro subito dopo, quindi penso uno fra 5 minuti e l'altro alle 23:30. No, allora, la situazione è questa, ci potrebbe essere un problema quando, se ci scontriamo in semifinale terzo o quarto posto o primo o secondo posto, noi contro la squadra di The Gumbro Guys, perché purtroppo i due commentatori hanno tutti e due in campo allo stesso momento, quindi non so, magari ci potrebbe raggiungere il buon Andre, che lo vedo molto molto attivo sulla chat, oppure chiunque vorrà commentare sarà ben accetto, oppure in una fantomatica situazione in cui una squadra dovrebbe raggiungere la finale del primo o secondo posto e l'altra del terzo o quarto posto, sarebbe tutto come stasera, quindi già organizzato, non dovremmo inventarci soluzioni, quindi sarebbe una situazione un po' più idilliaca. Vedo l'accesso in corso, speriamo che vada alla prima volta. Vediamo.
tanto sì, il campo sarà il DFH Stadium innevato per dare un tocco di magia natalizia in più. La partita è andata subito alla prima, quindi molto molto bene. Le squadre stanno scendendo in campo, attimi di tensione, ci si gioca la finale, quindi si parte uno e via con la prima semifinale del Fit Rocket Christmas. Palla molto molto insidiosa con Stem che non riesce a trovare subito il tap in vincente. Mister X la porta avanti, riesce a spazzarla bene, arriva Cree con attenzione come le frecce tricolori. Il team dei The Gumbro Guy vanno a tentare di colpire la palla in tre. Questo schema visto più e più volte negli allenamenti non ha portato alla non ha portato alla realizzazione di un gol. Intanto attenzione, palla ancora nell'angolino di sinistra con Stem che tenta di metterla in mezzo. C'era stato anche un tocco di Lopeski che aveva favorito il passaggio. Krikkonen e Ria Liroshi si sfidano ad alta quota. La spunta inizialmente il giocatore dei Rocket Blind, poi Lopez che ancora tenta un passaggio sulla traversa di rimpallo. Stem prova un grandissimo tiro, era all'altezza della traversa, poteva risultarsi insidioso qualora avesse centrato lo specchio della porta. Ancora Stem, quindi fase concitata per i Rocket Blind, tenta un approccio al muro ma non riesce a colpire il pallone. Arriva Melissano da dietro con il suo furgoncino blu ma non riesce a trovare l'impatto col pallone. Buona l'uscita dalla porta di Hiroshi che va a esplodere purtroppo Melissano in porta. Penso sia stato un incontro fortuito anche perché avevo visto Hiroshi in volo senza controllo. Mister X arriva a Stem, non gli permette di calciare in porta. In questo momento Krikkonen riesce a scartare il buon Lopeski, poi Hiroshi. Stessa azione vista prima da Krikkonen, Melissano che si stabilisce sempre in porta. Vediamo Krikkonen, Lopeski che riesce a saltare, attenzione Hiroshi, non c'entra lo specchio della porta, quindi Melissano tenta di andare da solo sull'auto di destra, arriva Lopeski e gli dice di no, da qui non puoi passare. Ancora rimpallo vincente per i The Gumbro Guys, Melissano riesce a togliere l'attenzione perché la palla potrebbe finire in mezzo con Mister X. Ancora Melissano, prodigioso il portiere, anche di fatto nella realtà è un portiere di calcio, quindi molto molto a suo agio tra i pali. Attenzione perché Stem toglie la palla a Melissano, quindi Lopeski riesce a portare la palla ancora in avanti. Krikkonen non riesce a prendere il pallone, ma ancora Melissano roccioso in porta, il portiere dei Rocket Blind. Ancora lui si affida alle sue parate, il team dei Rocket Blind, con Lopeski che va a centrare il palo, non riesce a trovare poi il tap-in vincente sul rimpallo. Krikkonen il tiro, attenzione Lopeski non la prende, palo, attenzione arriva Stem, gol dei Rocket Blind che si portano in vantaggio dopo aver sofferto l'avanzata dei The Gumbro Guys. Si portano sull'1-0 dopo 2 minuti e 49 di gioco. Buonissimo il livello fino adesso delle due squadre, molto equilibrato. Si va, andremo a vedere come sarà il punteggio. Krikkonen riesce a prendere la palla che va in mezzo, attenzione Mister X riesce dopo il liscio di Stem, poi ancora Mister X, la ministra, grandissima giocata da parte di Mister X, attenzione Hiroshi, un pallone molto velenoso, arriva Mister X e la ribadisce in rete dopo soli 22 secondi dal primo gol dei Rocket Blind. Mister X si avventa come un falco su questo pallonetto da parte di Hiroshi e le squadre vanno sull'1-1. Altro calcio d'inizio. Stem di nuovo vince il rimpallo contro Lopeski e Hiroshi in volo, tenta di autopassarsela magari, la palla arriva in mezzo, mi permetto di dire al buon Raffa che questa mossa non è stata un granché, però comunque Melissano ancora in controllo della palla, non riesce a mandare la palla in mezzo, ce la fa Stem, Mister X arroccato in difesa, riesce a buttare la palla via, ma ancora Melissano, Stem traversa, ancora Melissano, gol, grandissimo gol da parte di Rocket Blind con un grandissimo tiro ad effetto di Melissano che va all'incrocio dei pali, nulla può Hiroshi, è volato in cielo, è arrivato tantissimo in cielo il buon Melissano.
Rimpallo conteso questa volta, Melisano riesce a farla rimpallare su Hiroshi, ancora il pallone nella possibilità di Sdem che viene colpito da Melisano, non riesce a dare la direzione giusta al pallone, un gran peccato, poteva essere il 3-1, manca un minuto e 10 al termine con Sdem ancora che prende il pallone, Mister X che lo ribatte, ancora la palla in mezzo, potrebbe essere una buona opportunità per Melisano che prova a metterlo sul secondo palo con un grandissimo pallonetto in aria, ancora Sdem, palo! Un altro palo per il giocatore dei Rocket Blind, traversa ancora di Melisano, attenzione perché in questo momento potrebbe esserci il terzo gol, ma abbiamo visto come nella prima parte c'è stata un'iniziativa offensiva molto molto proposta da parte dei Lingumbro Guys, poi hanno preso gol, attenzione Krikonen sbaglia, ma ancora Melisano, grandissima parata da parte del portiere dei Rocket Blind che si è rivelato anche un bomber per loro, Krikonen ancora, Real Hiroshi ingannato dal rimpallo di Krikonen, ancora Sdem tenta di fare un giochetto sui giocatori dei The Gumbro Guys, Mister X sbaglia totalmente il tempo dell'intervento, attenzione Lopeschi con un buon fendente ma la palla finisce ampiamente a lato, Sdem buono questo pallonetto, vediamo se potrebbe finire in porta, no, 4 secondi alla fine, vediamo se ci potrebbe essere l'ultima offensiva di The Gumbro Guys, niente da fare, vincono i Rocket Blind con una grandissima prestazione da parte di Melisano, 2-1 il primo game. Marco, dato che ci sei anche tu in questo party, non devi fare la radiocronaca, è stata una bella partita. Un bel match, davvero, davvero un bel match, molto, molto combattuto, molto divertente anche da giocare, sicuramente si saranno divertiti i nostri player. Sono stati veramente tanto bravi, Melisano che ha deciso la partita con le sue parate, la sua buona posizione difensiva e poi con un gol veramente molto molto bello. È andato a staccare più in alto di tutti e a mettere la palla su, all'incrocio dei pali, quindi in questo momento mi sento di dire man of the match, lo dice anche il gioco, man of the match Melisano, buono Sdem col suo gol, ha preso anche due pali, una traversa anche per Melisano, i The Gumbro Guys forse troppo statici ma anche affaticati dal match precedente molto molto intenso. Andiamo a vedere quindi il secondo game, si parte, Mister X riesce a vincere il rimpallo, la palla si alza, arriva Melisano, grandissima la parata del portiere dei Rocket Blind, poi c'è il gol di Hiroshi che sfrutta un batti e ribatti verso la difesa dei Rocket Blind, un rinvio sbagliato da parte di Krikonen, purtroppo gli costa il gol dell'1-0 quando sono passati solo 8 secondi dall'inizio, Krikonen ancora vince il rimpallo, Melisano tenta il tiro, niente da fare per lui, allora Hiroshi tenta di lanciarsi sull'out di destra con un po' approssimativo questo rinvio di Sdem, poi Krikonen è riuscito a buttare la palla nella metà campo avversaria, adesso ancora Hiroshi che tenta di lanciarsi sull'out di sinistra, Krikonen non prende il pallone, attenzione Sdem va al contrasto fisico con Real Hiroshi, poi Krikonen si lancia in proiezione offensiva, buona l'uscita di Mister X, allora ancora palla nella metà campo dei Rocket Blind, non ce la fa nel secondo controllo Mister X, quindi ancora Krikonen tenta di saltare Lopeschi e ce la fa, ancora Hiroshi, fase molto molto attenta della partita da parte delle due squadre, Krikonen attenzione sbaglia, arriva Melisano a rimediare l'errore di Krikonen ma c'era anche Sdem in porta, attenzione ancora Krikonen sbaglia, Hiroshi era arrivato da dietro, non riesce a dare potenza e soprattutto direzione al suo tiro, Krikonen tenta ancora un controllo, poi Hiroshi si aiuta con il muro, Mister X è buona la sua uscita, vediamo se può approfittarne Melisano che tenta un passaggio in mezzo, questa palla molto molto lenta, bravissimo Hiroshi ad intercettarla, siamo a 3 minuti e 36 alla fine di questo game, 1-0 per adesso il punteggio in favore dei Gumbro Guys. Ancora fase concitata a centrocampo della partita con Melisano che tenta di andare in porta, glielo negano i difensori avversari, arriva Mister X, Sdem che purtroppo si scontra con Lopeschi, Krikonen riesce a negare il cross a Mister X, Sdem vediamo se può far qualcosa contro Hiroshi che è favorito dal rimpallo, ma poi arriva il solito Melisano,
Krikkonen un po' di ostruzione su Riali Roche, attenzione perché Mister X ha messo una bella palla in mezzo, purtroppo non c'era nessuno della sua squadra. Ancora pallone nella tre quarti dei Rocket Blind, pallone di Lopez in mezzo, Melissano riesce a non far arrivare questa palla molto molto vicino alla porta, che poteva voler dire probabilmente gol. Melissano, che aveva saltato molto molto bene Lopez, non riesce a concludere a rete, però Melissano aspetta la Hiroshi, ma buona la copertura di Lopensky, rimpallo che favorisce ancora i Degumbro Guys, attenzione, 2 minuti e 18 alla fine di questo secondo game, attenzione perché Stam e Melissano vanno a collidere, poteva essere molto molto importante per i Degumbro Guys andare a prendere il pallone. Melissano arriva come un falco, Hiroshi veramente veramente molto prodigiosa la parata del portiere dei Degumbro Guys, che diciamo chiama al duello, attenzione Stam, la palla rimane lì, Krikkonen 1-1 per trovano il pareggio i Rocket Blind con Stam che ha fermato questo pallone molto molto insidioso, è arrivato Krikkonen e l'ha ribadita in porta, un cioccolatino da parte di Stam. 1-1, 1 minuto e 53 rimasti, Melissano contro Lopeschi al calcio d'inizio, l'aveva vinto Melissano il rimpallo, attenzione ancora il giocatore dei Rocket Blind, non riesce a trovare il cross, attenzione perché Mister X lancia il pallone nella metà campo avversaria, ma buona l'uscita di Sden che riesce a trovare il tocco, ma Mister X ancora molto attento tra i pali, Melissano il tiro e Mister X, la palla finiva sicuramente fuori, Mister X con un purtroppo una deviazione, manda il pallone in rete. Finiva contro il palo questa palla, sì. Purtroppo Ernesto guardava davanti, non si era reso conto della sua posizione. 2-1 in questo momento, i Rocket Blind sarebbero a 2 game a 0. Vediamo, 1 minuto e 20 al termine, ricordiamo che i Degumbro Guys stavano perdendo 3-1 sia il secondo che il terzo game nel quarto di finale, poi sono riusciti a spuntarla, quindi mai dire mai. O mai dire Rocket, in questo caso. Attenzione Stam che va a vincere un rimpallo, quindi Hiroshi, molto bella la sua copertura, Hiroshi ancora prova il tiro, Krikkonen, mamma mia, molto molto insidioso questa deviazione, anche perché Stam non se l'aspettava, ha preso totalmente controtempo il suo portiere, il giocatore Krikkonen. Ancora Lopeschi, passaggio in mezzo, sono tutti arroccati in difesa. Un po' di attenzione Mister X, come nei quarti la decide lui in questo momento per ritrovare il pareggio nell'angolino. Stam è anche molto forte, quindi Stam poteva farci veramente tanto tanto poco, quindi 2-2 a 34 secondi dalla fine. Vediamo cosa succederà. Bel match, molto, molto ben combattuto dalle due squadre. Attenzione, pallone verso la metà campo. Arriva Mister X, riesce a buttarla al di fuori della disponibilità di Stam. Pallone ancora a metà campo. Lopez che tenta di buttarlo in mezzo. Poi Melissano ancora buono nelle sue uscite. Ottimi tempismi. Attenzione perché la palla arriva in area di rigore di Rocket Blind. Mister X e Lopez che si avventano su questo pallone, ma non riescono a trovare la giocata vincente. Melissano, attenzione il tiro, attenzione Krikkonen, non è riuscito a ribodirla in porta, attenzione Stam, non è ancora finita, ma purtroppo i propri giocatori e i suoi compagni erano in porta, non è riuscito a ribadire Krikkonen, che avrebbe sicuramente dato più velocità alla palla e avrebbe completamente tagliato fuori Lopensky. Attenzione Stam, non riesce nel tap-in vincente, quindi Riali Roshi si lancia in contropiede, Krikkonen bravo e attento questa volta nel rinvio difensivo, prova a metterla in mezzo, non ce la fa, attenzione Hiroshi contro Stam, la vince Hiroshi, grandissima parata di Lopeschi in questo momento su un tiro di Melissano che arrivava da dietro, Krikkonen buono al salto, attenzione Krikkonen questa volta ce la fa, passarla in mezzo, si alza la palla, attenzione non la prende né Mister X né Ariel Hiroshi, purtroppo ha tardato Stam. Era molto molto pericolosa. Lopeschi tenta un tiro dal muro, palo incredibile di Lopeschi con un tiro dal centrocampo, traversa di Roshi, vediamo se arriva Lopeschi, gol 3-2
3-2 è stato un assedio ed è stata quasi identica all'azione che avevamo fatto nei quarti di finale. Invece qui il passaggio era stato di Mister X, invece qua Lopensky ha tentato un tiro, ovviamente, che poi si è rivelato un passaggio per Hiroshi, che l'ha messa dentro, e quindi va a definire il punteggio sul 3-2, 1-1 per game. 1-1, ricordiamo che anche questo match è al meglio delle 5, questo incontro, quindi vedremo ancora almeno un altro paio di match. Comunque bello, bello davvero questo match, questo incontro, come il precedente del resto. Sì, sì, molto, molto equilibrato, forse molto più organizzati, con un grandissimo Melisano in porta e Rocket Blind, però la proiezione offensiva dei Degumbrogai fa sempre molto molto male, quindi andiamo a vedere questo terzo game. Vediamo chi si potrà prendere il match point. Vanno al contest Melisano e Hiroshi, la palla rimane ancora in questo momento nella disponibilità dei giocatori del Degumbrogais dopo un tentativo di Sdem di colpire la palla e mandarla verso la porta avversaria. Melisano qua, grandissima azione, ma Hiroshi ancora molto attento a non concedergli il rimpallo. Lopeschi sull'out di destra, Sdem riesce a prendergli il pallone. Melisano che sbaglia totalmente il tiro, arriva questo tiro della... Il tiro della tigre, mi veniva la catapulta infernale dei tre gemelli Derrick. Oddio, efficace, perché hanno, sono riusciti a spazzare la palla. Poi ovviamente non hanno trovato attenti i giocatori dei Rocket Blind. Hiroshi che tenta questo tiro, ovviamente fuori dallo specchio della porta. Lopeschi! Lopeschi da posizione defilata riesce a segnare il primo gol del terzo game con una grandissima derapata. Va addirittura a prendere il NOS. Si lancia in un mini saltino e beffa i giocatori dei Rocket Blind. 1-0, quindi a 4 minuti e 12 al termine. Quando al contest, Sdem riesce a vincere il rimpallo con Krikkonen che butta sul pallone Sdem. Non molto efficace questa azione da parte di Rocket Blin. Sdem riesce a prendere il pallone. Attenzione, Mister X. Non ci arriva. Krikkonen sbaglia. Attenzione. Non ci credo. Si erano accappottati in porta i due giocatori dei Gumbrogais che stanno ancora litigando tra di loro. Hiroshi e Lopeschi. E totalmente solo di nuovo Krikkonen. Sbaglia la seconda occasione di fila. Ancora... Ancora Lopez che ha lisciato il pallone, ma è arrivato Krikkonen. Attenzione, Sdem lancia nella stratosfera il proprio compagno Melisano che si stava accingendo a prendere il pallone. Vediamo se in questo momento Krikkonen potrebbe fare un buonissimo passaggio. Arriva in ritardo Sdem. Occhio, perché in questo momento sono scoperti i Rocket Blind, quindi possono partire in contropiede nel Gumbrogais. Rialli Roshi contro Sdem. Sdem riesce ad averla meglio. Krikkonen molto molto tossico con i suoi compagni, continua a colpirli ripetutamente non facendogli prendere il pallone. Sdem riesce a vincere il contrasto. Attenzione, pallone verso l'angolino di destra per i Rocket Blind. Questa volta buono il passaggio di Krikkonen, ma bravo Hiroshi nell'azione difensiva. Vediamo Sdem, ancora Hiroshi, pallone che arriva pericoloso in mezzo a Lopeschi, tutti e tre sul pallone. Attenzione, Sdem non riesce a trovare lo specchio della porta. E quindi ancora partita che rimane sull'1-0 a 2 minuti e 40 al termine di questo terzo game della prima semifinale del torneo Fit Rocket Christmas. Attenzione, Mister X contro Sdem, bravissimo a deludere la difesa di Sdem e Mister X. Poi Melissano, ancora Mister X che continua a saltare avversari. Poi ovviamente Sdem aveva capito le sue intenzioni. Sdem, attenzione, altra occasione fallita dei Rocket Blind che non riescono a trovare questo gol del pareggio. Sdem, Melisano la riporta indietro, probabilmente non si aspettava di trovare il pallone nella sua disponibilità. Krikkonen non riesce a dare forza a questo tiro, poi Sdem riesce a intercettare un passaggio di Mister X. Krikkonen... pallone verso la porta, poi Lopeschi, ancora Melisano, grandissimo salto, purtroppo un po' alto. Grazie anche alla deviazione di un giocatore dei Gumbrogai. Sdem, attenzione! Lopeschi, capovolto, totalmente riesce a togliere questo pallone.
Sdem, comunque fase di pressing dei Rocket Blind che non permettono ai The Gumball Guys di superare la metà campo. Quindi molto molto asfissiante questo pressing. Non riescono a costruire i giocatori dei The Gumball Guys. Appena possono hanno un gran Lopeski che purtroppo trova Melissano tra lui e la porta. Attenzione Melissano, passaggio, arriva Lopeski, buona la copertura in questo momento del pilota dei The Gumball Guys. Attenzione ancora, Lopeski non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora Lopeski, attenzione, pallone che arriva dalle parti di Melissano, che fortunatamente riesce a prendere il pallone per evitare un gol che poteva essere già scritto, perché i Roche e Mister X si erano avventati molto molto pericolosamente. Un altro tiro di Lopeski, poi Melissano riesce a togliere questo pallone. Ancora Melissano, vediamo cosa potrà succedere per i Rocket Blind. Mister X non permette alla palla di arrivare in mezzo. Ancora Mister X, attenzione, scontro con Stem. Occhio perché la spunta Melissano. Melissano prova a metterla in mezzo. Il tiro è Melissano sul rinvio di Lopeski. Un po' fortunoso questo gol del giocatore dei Rocket Blind. A 25 secondi dalla fine trovano il pareggio. È molto sfortunoso qua per Lopeski il rinvio. Era riuscito a prendere la palla da dentro la porta. Ha trovato Melissano sulla sua strada, che è riuscito a fare gol. Melissano ancora pallone in mezzo. Mister X riesce a pararla. Arriva Melissano, traversa. Arriva Krikkonen, sbaglia il terzo, la terza occasione in questa partita. Poteva valere il secondo punto nei game e portarsi avanti addirittura al match point. Si va ai tempi supplementari per decidere chi avrà questo fantomatico match point nel quarto game, che potrebbe dare una sicurezza oppure un po' troppa frivolezza da parte di chi lo avrà a portare questo quarto game. Melissano bravissimo in questo momento, Mister X bravo nella lettura difensiva. Ancora Mister X che se la gioca con Sdem, è un po' addormentato. Si fa rubare la palla da Lopeski. Krikkonen sbaglia. Melissano rimane in porta questa volta. Tenta un tiro dalla lunga distanza e c'è il gol del 2-1 a più 33 secondi. E si portano sul 2-1 i Rocket Blind con il match point. Eh sì. Al quarto game, ovvero se vinceranno il prossimo game, ovviamente non riuscirebbero a raggiungere sì, i The Gumball Guys non riuscirebbero a raggiungere i tre game vinti. Una difesa che si è lasciata sorprendere su questo tiro dalla distanza. Volevo sottolineare i difetti, secondo il mio punto di vista, di queste due squadre. Secondo me i Rocket Blind hanno sbagliato troppi gol. Essenzialmente è stato quello, diciamo, il motivo per cui sono dovuto arrivare al supplementare per appunto vincere. E dall'altra parte invece The Gumball Guys, secondo me, un po' disattenti, poco attenti nelle palle alte, e troppe volte sono andati a scontrarsi tra di loro nelle fasi principali. E soprattutto li ho visti molto molto passivi in questo game. Molto passivi, aspettavano sempre, e però non sono riusciti, a parte qualche guizzo, diciamo, di qualche player, hanno sempre aspettato e non sono stati abbastanza cattivi per segnare. Intanto è iniziato il quarto game con Hiroshi che va sull'out di sinistra, tenta il tiro. Melissano molto attento, si lancia sulla ribattuta Hiroshi. Ancora pallone in mezzo, tentato da Hiroshi. Bravo Krikkonen, Lopeski. Melissano la ribatte. Vediamo se il giocatore in questo momento che sta decidendo questa partita poteva fare qualcosa. Molto brava quindi invece la difesa dei The Gumball Guys. Attenzione, un palo incredibile da posizione defilatissima sul muro di Sdem. Occhio qua perché sono scoperti. Ma bravissimo Krikkonen a recuperare la posizione. Tiro di Lopeski un po' fuori dallo specchio della porta. Ancora Lopeski che riesce a saltare Sdem. Poi Sdem va ad urtare il pilota. Il pilota, il giocatore, effettivamente sono anche piloti. Il giocatore dei The Gumball Guys. Pallone ancora nell'angolino di destra, nella metà campo dei Rocket Blind. Fase concitata della partita, un po' caotica. Attenzione Melissano, tenta il tiro dalla distanza. Buona la parata di Roshi perché c'era Mister X non pronto a un'eventuale parata sul tiro di Melissano. Ancora Melissano che sbatte
la palla in avanti, buona di nuovo l'uscita di Mister X. Lopensky vince il contrasto con Krikkonen, arriva Sdem da dietro, gli ruba il pallone, attenzione perché la palla potrebbe finire pericolosamente in mezzo. Vediamo se Sdem tentava una prolunga per cercare di far colpire la palla in porta dai suoi compagni. Pallone, attenzione per Lopensky, paratona di Sdem, ancora Hiroshi, un altro rimpallo, Melissano riesce a mandare la palla fuori dall'area di rigore. Lopensky si lancia, Melissano tocca questo pallone, ma poteva essere un potenziale passaggio per Mister X, forse un po' disturbato dal suo compagno di squadra. Ancora Melissano molto attento su queste palle, ancora Sdem, Lopensky, rimpallo, arriva, è un passaggio per Melissano, bravissimo questa volta Mister X. Ancora Melissano, Hiroshi vince il rimpallo, quindi palla potenzialmente pericolosa per un'azione offensiva dei Degumbro Guys. Buono Lopensky in salto, arriva Melissano ancora una volta. Mister X, pallone in mezzo, pallone in mezzo, sbagliato Sdem, Melissano incredibilmente, autogol, non si aspettava il liscio di Sdem, probabilmente, e quindi autogol, non si aspettava il liscio di Sdem. E quindi autogol purtroppo per i Rocket Blind, quindi 1-0 per i Degumbro Guys. Questo vorrebbe dire alla fine di questo game che si andrebbe a un altro game supplementare. Questo sarebbe ovviamente l'ultimo, chi vince andrà in finale. Buono il tiro di Lopensky, bravissimo Melissano ancora una volta in porta. Mister X, Sdem, batti e ribatti, attenzione, arriva verso l'angolo, Sdem la mette in mezzo, Hiroshi attenzione, non riesce a toglierla totalmente, scusate Lopensky, poi Hiroshi invece riesce a mandarla via. Mister X prova ad andare, Sdem non colpisce il pallone, poi colpisce purtroppo Hiroshi. Lopensky, Melissano tiene questo pallone alto, Lopensky riesce a ribatterla contro il muro. Ancora Sdem, occhio, retropassaggio molto molto difficile da leggere, bravo Mister X, molto attento. Riali Roshi sul muro. È andato in anticipo, ha fatto una bella parata Mister X. Sì, c'è stata un'occasione incredibile per Hiroshi che ha preso il palo. Un tiro molto molto bello sul secondo palo, non c'era nessuno in porta per i Rocket Blind. 1:09 al termine, Krikkonen non riesce a prendere il pallone, arriva Sdem, riporta il pallone a centrocampo, Lopensky lo ribatte verso l'area avversaria, attenzione perché Melissano ha già fatto un autogol così, però gli è andata molto tutto rischioso. Sommato bene, sì, molto molto rischioso, attenzione ancora, pallone a centrocampo, Melissano tenta di controllarlo, Sdem lo butta via, arriva Krikkonen, bravo Lopensky, molto attento qui, ancora Lopensky, tiro che potrebbe finire in porta, sarebbe finito in porta se fosse stato un pochettino più dritto perché ha toccato il tetto. Pallone in mezzo, Melissano se n'era accorto, era andato subito a togliere questo pallone che poteva diventare velenoso per la difesa dei Rocket Blind. 21 secondi al termine, attenzione perché potremmo avere un altro game supplementare. Melissano prova il tiro, Hiroshi ancora, Melissano tenta di ribadirla in mezzo, Hiroshi che toglie la palla a Lopensky, che arrivava molto molto... Parata, non ci credo, allo scadere sembrava una parata abbastanza agevole per Melissano che credo abbia finito il boost. Sì. Non è riuscita ad arrivare, l'ha ribattuta quindi, sul palo. E quindi andiamo per il quinto match. Quinto match, i Degumbro Guys come l'Araba Fenice ritornano in partita e si vanno a giocare tutto all'ultimo match. Vanno a giocare ovviamente l'accesso alla finale. Sì, e devo dire che a differenza del match precedente, quella passività che hai visto te, diciamo, è scomparsa, è letteralmente scomparsa. Forse ci stanno seguendo e hanno seguito i consigli. Hanno attaccato molto di più, sono stati bravi nelle ripartenze, ottime parate, specialmente da parte del Mister X, ottime ripartenze, ottimi inserimenti offensivi.
Molto molto bene, quindi andiamo a vederci questo ultimo game di fuoco per questa prima semifinale al contest Melissano Mr. X. Vince il rimpallo Melissano, quindi palla verso l'angolo di destra, non ci arriva Krikkonen. Buono il tiro questa volta di Krikkonen. Grandissima parata di Roshi e un'altra paratona di Roshi che prima si aiuta con la traversa e poi si aiuta col palo. Intanto mi sono messo a ridere perché Lopeschi ha buttato via proprio Mr. X. Voleva prendere a tutti i costi quel pallone. Attenzione perché c'è la difesa scoperta dei Rocket Blind. No, c'era Melissano fuori dal campo visivo delle telecamere. Ma che parate, due parate stupende, ribattute prima dalla traversa e poi successivamente nella seconda parata dal palo. E non era facile, come direbbero i telecronisti calcistici, un gran colpo di reni nella seconda parata da parte di Roshi. Attenzione, pallone pericoloso ancora. Krikkonen non lo rende altrettanto meglio, però bravo, ancora attento Melissano. Questa volta Krikkonen riesce a mandarlo un po' più lontano. Melissano scaramentato via da Krikkonen. Difficoltà, team blind. Forse gli ha fatto male andare in vantaggio col game perché si sono rilassati un po' troppo, mi sa. Sì, ora la tensione sta facendo dei brutti scherzi. Allora, sì, attenzione Melissano, bravo nel salto. Hiroshi non prende il pallone, ma ce l'ha postato Mr. X. Hiroshi tenta di cambiare gioco, il giocatore dei Degumbro Guys. Bravissimo Melissano che aveva capito le intenzioni di Roshi di andare al tiro. Attenzione perché la palla rimane lì. Roshi 1-0 a 3 minuti e 23 dal termine. Si portano riuscito, in avanti. Lopeschi è riuscito ad anticipare i tre avversari che sono andati tutti e tre insieme sulla stessa palla. E poi Roshi ha potuto segnare da solo. Sì, fosse rimasto qualcuno dietro a non saltare, probabilmente il tiro non era irresistibile, era ben piazzato ma era basso, quindi sì. Magari in porta qualcuno riusciva a prenderlo. Melissano, vediamo, ci ha deliziato di giocate geniali! Melissano fa tutto da solo, si mette in proprio, assist, gol, bellissimo! Bel gol. Davvero. Salta più in alto di Roshi e la mette alle spalle del portiere, 1-1, dopo appena 5 secondi. Palla al centro, andiamo al contest. Melissano contro Lopeschi, la vince ancora Melissano il rimpallo. Ancora Krikkonen. Rimpallo vinto da parte di Krikkonen, arriva Melissano, non riesce a inquadrare la porta. Poteva essere una buona occasione per i Rocket Blind, i Roshi e Melissano che purtroppo si scontrano. Lopeschi, pallone alto, non ci arriva Sdem. Attenzione perché in questo momento Melissano non so se è rientrato in porta. Sì, ce l'ha fatta, attenzione perché Melissano aveva colpito involontariamente Krikkonen, che aveva mandato questa palla al centro. Poteva essere velenosa per la squadra dei Rocket Blind. Ancora Lopeschi, Mr. X, il tiro era ben angolato, forse un pochettino troppo. Molto molto pericoloso questo tentativo di gol da parte di Mr. X. Sdem tradito dal liscio di Lopeschi e poi Lopeschi se ne va sulla fascia. Bravissimo questa volta Sdem a mandare totalmente fuori tempo Lopeschi. Si aspettava un passaggio in mezzo, invece ha fatto una finta di corpo. Il giocatore dei Rocket Blind, ancora a fase concitata dalla parte dell'angolino di destra nella metà campo dei Rocket Blind. Hiroshi, era un bellissimo passaggio, anche perché non c'era nessuno in porta di Rocket Blind. Ancora qualche errorino magari di chiamata da parte dei Rocket Blind. Sì, sembra proprio questo, sempre gli stessi errori di chiamata nel momento dell'intervento, troppi errori di questo tipo. Parata intanto di Mr. X su un tiro di Krikkonen. Vediamo Lopeschi, prova a fare il Melissano nella situazione. Sdem va ancora a occultare, tra virgolette, il possibile tiro di Melissano. Mr. X la giocano in difesa i Degumbro Guys. Arriva Lopeschi come un tornado. Hiroshi, poteva essere il gol del 2-1 a un minuto dal termine. Moralmente, attenzione, errore di Mr. X. Hiroshi si mette in porta, ci arriva Sdem, grandissima parata di Hiroshi, ma la palla rimane ancora lì. Melissano, Hiroshi ancora, come nel
nelle prime fasi della partita, una doppia parata di Hiroshi che ha salvato il risultato. Attenzione, Mister X la stava buttando alle ortiche. Melissano prende il palo. Ancora Lopez, che attenzione, fase molto confusa della partita. Mister X riesce a vincere il rimpallo. Possono provare il contropiede. Melissano la mantiene ancora alta. Attenzione, perché potrebbe esserci un tiro. Occhio Stem. Tiro di Melissano, non c'entra la porta. Attenzione ancora a Melissano, che la rende ancora disponibile per Stem, che non riesce ad andare al tiro. Poi Mister X allenta un po' la pressione in disimpegno. Krikkonen. Pallone molto molto alto, vediamo Mister X, bravo, attento su questa palla. Stem, attenzione, potrebbe essere un buon passaggio in mezzo per gli avversari. Lopeschi non sfrutta l'occasione, Mister X, manca un secondo al termine. Vediamo, pallone in mezzo, potrebbe essere l'ultima azione della partita, bravissimo Melissano. Ancora Hiroshi però, attenzione, ancora Hiroshi. Lopeschi non ce la fa a colpire il pallone, si va ai tempi supplementari di questa semifinale molto molto pazza. Pazzesca davvero, pazzesca. Melissano, occhio, potrebbe essere un gran passaggio per i giocatori della squadra di Gumbro Guys. Lopeschi non riesce ad arrivare al tiro. Melissano ancora il passaggio in mezzo, vediamo se arriva Stem. Melissano ancora, occhio, potrebbe esserci contropiede. Krikkonen, Krikkonen, palo. Melissano, non ci credo, non ci credo, non ci posso credere. Non ci posso credere, una grandissima doppia occasione da parte di Rocket Blind, che si confermano come nel game precedente, costruire tanto, tante occasioni da gol. Sì. Bravo Stem qui. Sempre gli stessi errori, purtroppo, questo potrebbero pagarlo caro. Bravissimo Stem qui. Rimpallo fortunoso tra Mister X e Lopensky. Vediamo Mister X, alza un pallonetto fuori dallo specchio della porta. Krikkonen, ancora palla in mezzo, sono rischiose queste palle, ci arriva questa volta Stem. Melissano, vediamo cosa succederà, qua nessuno attacca. Krikkonen, tentato un tiro, poi si è rivelato un passaggio. Lopensky, stanno tutti in difesa, hanno tutti paura di prendere gol. Attenzione Melissano, il tiro di Melissano e c'è il gol! Il gol del 2-1 dopo 1 minuto 27 secondi di supplementari. Dopo 5 game molto molto combattuti, abbiamo la prima finalista del Fit Rocket Christmas e saranno i Rocket Blind con una grandissima prestazione, ma onore ai vinti che andranno a disputarsi la finale del terzo e quarto posto con una semifinale giocata veramente veramente molto molto bene. Forse meritavano qualcosina di più per le ultime partita. Fasi che è veramente tanto tanto 5 bella. Partite bellissime, una più bella dell'altra, veramente tanta roba e complimenti a entrambi i team, ai 6 piloti, 6 player, perché hanno veramente fatto una bellissima partita. Ecco qua abbiamo Raffaele che è tornato in c'è di nuovo il cambio della guardia. Io ringrazio a chi ha deciso di farvi fare due partite consecutive, perché giocherò senza voce. È tosta, voce. Marca vacca. È più tosta di una gara di Formula 1, no, dai. Mamma mia, come ho detto prima, si gioca tutto in 5 minuti, quindi cioè, batti e ribatti da tutte le parti, è difficile commentare, però ce l'abbiamo fatta. Vogliamo chiedere un parere a Raffaele sulla partita, prima di entrare in modalità prossimo match. Che ci hanno già invitato, tra l'altro. Ecco, appunto, sì, infatti abbiamo fatto un po' tardi, ecco. E ci siamo divertiti, l'importante era questo. Parliamo dell'altra partita, quella che verrà. Mi raccomando, non siate tanto cattivi con noi in Telegram. No, ci sentiamo dopo. Molto bene, grazie mille. Dopo. Già avete creato il gruppo? Già... Napola. Sì, stiamo creando e vi invitiamo subito. Grazie. Scusate, ma vado in un altro party che ci scrive da solo. Poi... Direi, povero ragazzo. Molto bene, grazie. Allora ci prepariamo, perché la prima partita della serata che non è finita 3-0, quindi prima di tutto questo segno di quanto sia stata comunque divertente, immagino, anche per chi ci ha seguito, chi ci sta seguendo da casa, questa prima semifinale. Attendiamo quindi la seconda, quella che vedrà sfidarsi le relative squadre, come abbiamo visto
in precedenza, come detto in precedenza, l'Air Force Gattoni contro i mai dire Rocket, piloti che sono pressoché pronti, il gruppo è fatto, quindi attendiamo solo che il tutto si possano schierare effettivamente le vetture in campo, i giocatori in campo. Questa sera è mezzo calcistico il discorso, quindi non possiamo dire soltanto piloti, li definiamo effettivamente semplicemente genitori. Io avevo riscattato in precedenza un bevete e ne ho bisogno di bere, poiché effettivamente la partita di prima è stata cocente, è stata rovente, è stata molto molto divertente. Questo è il termine principale di questo torneo, anche che leggevo dalla chat, che infatti essenzialmente più volte si è detto che l'obiettivo finale non è che ci si organizzi tra pro player, non è il torneo della vita, le nostre piste sono ben altre, dove lì effettivamente si può discutere a livello di esports. Per quanto riguarda Rocket League è stato essenzialmente amichevole per trascorrere essenzialmente questo finale di 2020, prima di tutto in sicurezza, e qui a casa è assolutamente in buona compagnia. Bendy, come ti sono sembrati questi ragazzi? Te in realtà più volte, non dico esports, però più volte ti ho visto adoperarti su Rocket League. Sì, diciamo che qualche volta mi diverto, certo non ai vostri livelli, cioè vedendo voi, cioè dico mazza, almeno loro volano, io no, io non sono capace, cioè può capitare che ci provo, perché dai, bisogna provarci, prima o poi ti viene, vedi gli altri farlo, allora dici vabbè, proviamoci. Poi dopo capisci e dici ok, non è per me. Comunque è lo stesso proviamoci il tuo dalla Pandoro su Formula 1, però io ancora aspetto una tua presenza nella Pandoro del 2016, quello fu un tranello, quello corri che corro anch'io. Sì, ma quello là era un bluff. Mi ricordo perché nella Pandoro io avevo detto, una volta avevo detto corro anch'io, poi l'anno dopo ho fatto l'evoluzione, cioè ho detto ci sarò anch'io, che è diverso da correrò anch'io, ci sarò anch'io, poi dopo ho spiegato, ah no, ci sarò anch'io nel senso che farò lo streaming. Maledetta semantica. Attenzione, e anche maledetto errore 71. Scala. Ecco, ci sta di nuovo più volte in questa serata. Comunque abbiamo visto che è un errore che evidentemente è il numero fortunato a capodanno, alla tombola, alla casella numero 71, è la casellina quando ti danno lo schedario delle caselline per la tombola, con all'interno i numeri per la tombola, sceglierò quello 71, allora un segno del destino, chissà, magari ci casca. Beh, il classico poi zio simpatico che al 71, primo numero estratto, chiama Lambo, quindi quest'anno ce lo siamo perso, l'abbiamo fatto solo su Zoom, sulle varie piattaforme. In questo particolare 2020 siamo tutti pronti a avere questa seconda semifinale, vedremo chi andrà in finale, quindi contro il team Rocket League Blind. Il Blind Rocket League si sfidano in questo momento, già iniziata la partita da poco più di 10 secondi, i mai dire Rocket contro l'Air Force Get One. Subito Long sulla fascia, tenta di mettere la palla in mezzo, prontamente chiuso da Alberto 222 underscore 46. Una Puritan sulla fascia, salta bene Crime, punta marca 17, che però chiude, quindi palla che torna nella metà campo, marchiata d'oro essenzialmente, vista la livrea che stanno utilizzando i ragazzi dell'Air Force Gat One. Subito un tiro da parte di Mark 17, raso terra, una puntinaccia, l'abbiamo definita in precedenza insieme agli altri ragazzi del Gumbro Guys. Qui un piccolo errore di Long che alza una buona palla per la schiacciata da parte di Alberto 22, che però colpisce il palo, una toccata anche tra Crive e Long, non perfettamente organizzato in questo momento, ne approfitta allora una Puritan per rimettere una palla in mezzo, esce volando Mark 17 ma senza colpire il pallone, gestisce lì all'angolino, arriva Crive che spazza via, ma attenzione al tiro, ancora una volta non importa questa volta in realtà da parte di Alberto 222. Alberto Coltran, attenzione anche al volo di Long che ha provato in qualche modo a proseguire l'azione, una Puritan fa esplodere Crive in volo, poi prosegue lui con l'azione, si ma Bucci che la mette in mezzo, contrasto multiplo con Marco 17 che stava spazzando il pallone, ma la palla ha rimbalzato sul tettuccio della vettura di Bucci e poi di una Puritan. Vola allora Long ma non colpisce la palla, vola Crive, non colpisce la palla, vola una Puritan, non colpisce la palla, alla fine vola Alberto e lui la colpisce, palla che si alza al centrocampo, attenzione al volo di Long che fa un tocco con il tettuccio per cercare di indirizzare la palla, sì con la direzione ma non con la velocità
verso la porta, la mette sul muro, Mark 17, una buona palla messa in mezzo che è a terra sul secondo palo, dove però non c'era nessuno pronto a ribadire il pallone verso la porta, Alberto 2-2 di sponda, decide di liberare così la palla, a vuoto, Bucci 28, e allora di nuovo Mister Crive con un rimbalzo, arriva il lanciatissimo long, un tiro che però sembrava essere potentissimo, ma si è smorzato quando è andato ad impattare contro il pallone, in particolare questo tiro da parte di Andrea Longagnani, Marco Luconi, un 360 su se stesso per prendere meglio il tempo ed impattare il pallone, scavalca così Bucci, ma dietro Bucci c'è una Puritan che rimette la palla in mezzo, Mister Crive la prosegue e la spazza via, Long evita una situazione davvero molto molto pericolosa. Vediamo come si evolve la situazione con la palla all'angolino, con Crive che va a vuoto, Mark da appena fuori l'area di rigore essenzialmente dell'Air Force del Gattone, ha provato a proseguire, palla che in un modo o nell'altro finisce nella area piccola dei Mighty Rocket, ci pensa Mark 17, ancora una volta provvidenziale per la difesa dei Mighty Rocket a spazzare questo pallone, prova a palleggiare, Long prova al dribbling ma viene fermato prontamente da Alberto, allora arriva Mr. Crive che spazza via il pallone, una Puritan, una palla che ancora una volta lenta, ma una Puritan dalla porta sale in cattedra e schiaccia, sopravanza, scavalca Mark 17 che era uscito in volo, ha preso meglio il tempo con la punta dell'anteriore, una Puritan che niente, anche quando andiamo su Rocket League non riesce a staccarsi dalle vetture Formula a ruote scoperte, effettivamente molte di queste vetture però hanno le ruote scoperte, però dalle vetture Formula riesce quindi così a portare l'1-0 per l'Air Force Gat 1, attenzione al piccolo errore con la palla che in un modo o nell'altro rimbalzando sul tettuccio proprio di una Puritan con il contrasto con Crive, stava andando verso la porta ma ha colpito il palo dorato vista la livrea che stanno utilizzando i ragazzi dell'Air Force Gat 1, ancora una volta Marca 17 tenta di dare fantasia, di dare estro all'azione, ma ancora una volta una Puritan volando si sta comportando davvero molto bene, tocco sotto di telaio per cercare di mettere la palla in rete, adesso la porta dell'Air Force Gat 1 è vuota ma Long non è riuscito nel dribbling, la palla che gli è rimasta troppo sul tettuccio, scavalca con un tocco Marca 17 il buon Bucci, poi va a vuoto Alberto, palla che rimane, cade nel centro dell'area, la porta completamente scornita, Long non riesce a indirizzare verso la porta, poi ci prova Marco 17 e colpisce la traversa, perché dopo che era una buona occasione per i ragazzi dei Mighty Rocket, la porta era vuota, anche attenzione che la porta dei Mighty Rocket era vuota per un momento, Marco 17 probabilmente a caccia del turbo, si alza la palla da solo, tenta un tocco a scavalcare, di nuovo la porta è vuota, attenzione a Bucci che potrebbe andare, no invece va Alberto che non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta, allora l'appoggio di una Puritan non va a buon fine, prontamente chiuso da Crive, rimbalzo particolare, poi si tocca anche con Bucci ed arriva l'1-1 marchiato Mark 17, ma anche in questa azione c'è tanto di una Puritan che purtroppo è andato, eccolo qui, a rimbalzare prima su Alberto, poi a toccarsi con Bucci, in tre nello stesso angolo, non si sono ben organizzati, ben coordinati in questo frangente i ragazzi dell'Air Force Gat 1, partita bella, vibrante, molto molto di livello, insomma stiamo vedendo dei bei voli da parte di una Puritan, Mark 17 subito e tenta il tocco sotto, qui traversa Bucci che non poteva fare nulla, era ormai battuto, però bravo invece qui nel ritrovarsi, nel cercare e trovare il contrasto nei confronti di Long, ma a vuoto ancora una volta purtroppo Crive in questa serata non è particolarmente lucido nelle fasi volanti, però in quella a terra quando si tratta di far esplodere è davvero un cagnaccio e quindi riesce a liberare il pallone, palla che però poi viene recuperata da Alberto, allora Long tenta di impostare 1-2 con Mark 17, tentano un po' di tiki-taka che effettivamente riesce, poi si toccano, si agganciano, succedono un po' di cose, palla che ancora però è nel possesso dei Mighty Rocket, bella la sponda, qualcuno in mezzo, arriva Mark 17, la parata provvidenziale di Bucci, la spazzata di una Puritan che non è estremamente in porta, tenta di insidiare ancora una volta, di mettere pressione a Dier Long che però con la sponda, con il rimbalzo riesce a disimpegnarsi egregiamente, palla che allora va nell'angolo, una buona palla in realtà non così buona perché credo ci sia stato un contrasto, palla che tocca a terra e si va ai supplementari di questi primi 5 minuti particolarmente vibranti, face to face di nuovo tra una Puritan e Long a centrocampo per contendersi il pallone, va Mark 17 a chiudere nei confronti di Bucci ma viene fatto poi esplodere, palla che comunque arriva ad Alberto 2-2 dopo una serie di carambole, in questo momento ancora una volta pensa Mark 17 a liberare un po' a vuoto sia Crive che Long non perfettamente organizzati, bravo Long poi nel rimediare, si erano sovrapposti nella stessa area di campo, ancora una volta una Puritan, ancora una volta Mark 17 assolutamente protagonisti, uno da una parte in rosso ed uno dall'altra in dorato delle due rispettive squadre, sportellata anche che arriva tra Crive e Bucci nel mentre che Long tenta di addomesticare la palla, Crive non ci riesce perfettamente, palla che resta lì al centro, attenzione questo disimpegno, questo
questa titubanza eccessiva da parte di Erlong in quel frangente, perché una Napolitano è sempre lì, pronta a colpire. Questa volta alza una bella palla ad Alberto, arriva anche Bucci di sfondamento, ancora Napolitano, ma libera bene Marco 17, attenzione perché la porta dell'Air Force Gas One è libera, rientra provvidenzialmente ancora una volta Napolitano che si è completamente disinteressato di Marco Lucconi, ha puntato dritta alla porta, questa volta Long non riesce anche lui a disinteressarsi della palla, rimane in mezzo un contrasto che favorisce quindi la risalita dell'Air Force Gas One. Discreti rimpalli, come poi in un modo o nell'altro liberano il pallone. Tempo supplementare di questo primo round, come in precedenza, come abbiamo visto in precedenza, si giocherà come sempre alla meglio dei 5 per decidere chi sarà il secondo semifinalista finalista di questo secondo anche Fit Rocket Christmas. Non riesce Criva ad indirizzare verso il pallone, anzi arriva anche al contatto con Dierlong, in retromarcia addirittura Bucci la mette sulla parete di sinistra, Alberto seguita sulla parete di sinistra, riesce a scavalcare Long, attenzione perché Mark sembrava battuto, è il rimpallo dall'1-0 definitivo, un primo round vibrantissimo con una Puritan, ancora una volta lui protagonista, questa volta non dell'azione ma nel finale a concludere una ottima giocata di Alberto sulla parete di sinistra, è riuscito a scavalcare bene Mark 17, Long in porta non è riuscito a tirarla fuori, essenzialmente ci ripigliamo tutto quello che è un nostro. Una Puritan essenzialmente è un poeta, ecco, questo lo dobbiamo dire. Sì, ho detto vibrante più volte, anche Lorenzo D'Amore, ringraziamo anche chi ha fatto il follow, XX Mystic XX048, grazie mille per il follow, benvenuto su Formula Italian Team. Siamo quindi prontissimi per assistere al secondo round, come detto in precedenza si andrà alla meglio dei 5, vibra tutto lo stadio. Effettivamente tanti voli, come detto, assolutamente credo il migliore in campo gli è stato anche dato da parte del gioco in questo primo round, l'abbiamo avuto con una Puritan, Alessandro Verni, Marco Lucconi, non è stato da meno, però insomma la doppietta di Napo parla da sola, vedremo chi sarà dei due a poter dire la propria in questo secondo round. Per il momento quindi 1-0 per l'Air Force Gat One, di nuovo face to face, stavolta in due addirittura, particolarmente aggressivi, sia Alberto una Puritan in un modo nell'altro. Allora Mark 17 in triangolo con un Long che mette un'ottima palla in mezzo, la spazza via bene Alberto 2-2, poi Bucci seguita l'azione, ancora però una volta chiusa da Mark 17, ancora una volta provvidenziale, di nuovo una Puritan dalla sua tre quarti, bellissimo il tiro di Napo, già pronto per le foto, parcheggiato con mezz'aria, diretto, particolarmente bravo, festeggiano anche in chat, li possiamo leggere i ragazzi Alessandro Verni ed Alberto Foltrano. 1-0 quindi per l'Air Force Gat One, si complica la vita in questo secondo round, vola Mark 17, la salva lui ancora una volta, tiene in galla le speranze dei mai dire Rocket, Long poi la spazza via, tocco di Mark 17 a proseguire e a mettere anche un'ottima palla in mezzo, l'errore nell'uscita da parte di Bucci se non vado errato, ed è stato provvidenziale Crive, pronto Crive, si è fatto trovare pronto a porta vuota, da sotto porta, no, era una Puritan, anche lui quindi ogni tanto può commettere degli errori, ed è stato particolarmente bravo, lo schermisce Alberto 2-2, schermisce il suo compagno, una burla, 1-1 con il gol di Mister Crive, su assist di Marco Lucconi, vola subito Bucci, forse lanciato da una Puritan, Mark 17 che non credo sia stato un errore perché aveva davanti a sé una Puritan, quindi dice più pur di non darla ad una Puritan ha preferito metterla al lato, quindi forse un poco davvero di grande astuzia da parte di Mark 17, Alberto 2-2, vola vuoto, fa lo stesso Mark, palla che poi in un modo va sulla parete di destra nell'angolo alto destro della squadra di Medire Rocket, arriva Alberto, si presenta a tu per tu con Mark 17, va a vuoto sul tiro di Erlong, effettivamente era imprendibile, comunque molto alto, arrivava con troppa velocità credo Long, ah no era Crive, pardon, tocco sotto da parte di Bucci, non è riuscito ad indirizzarsi a dovere Fit Crive per almeno provare a metterci la manona, la ruotona in questo caso. Contratto tra Mr. Crive e Bucci, vola Alberto 2-2, forse rischia di essere scavalcato Long, e così allora tu per tu con nessuno, essenzialmente era imparabile, perché a porta vuota Alberto 2-2 l'ha appoggiato sul palo, si era trovato in retromarcia essenzialmente se non moderato, Crive, sì, anche spinto qui da Bucci, era particolarmente difficile da parare. Prendono il largo in questo secondo round gli Air Force Gat One nei confronti dei mai dire Rocket. Ancora una volta al gol Bucci, due gol in questa seconda partita per lui. Sulla parete di destra ancora una volta Long, però si accavalla un po' con Crive, non perfettamente organizzati. Speriamo che Marco Lucconi, capitano del team, riesca a ritrovare
a riprendere le briglie, le redini della squadra per calmare gli animi. Bello il tocco da sotto di Long, però purtroppo si stava indirizzando sul palo. Comunque, nel dubbio, arriva la parata di Alberto 2-2-2. Poi il tocco di nuovo in mezzo da parte di Mr. Crive. Ma Alberto si arrampica, vola marca 17, ma troppo alto. Vediamo sulla ribattuta. No, non c'era nessuno pronto a ribadire nell'eventuale rete. Anche se di rete c'è poco in questo nuovo frangente, importa. Marca 17, no, non arriva. Arriva Alberto, sponda sul muro, Bucci va a vuoto, la prende Crive. Palla che torna al centrocampo, di nuovo Mark 17, ma ancora una Pulitan sempre attento nella fase difensiva quanto in quella d'attacco. Si ritrova addirittura affiancato da Mark 17, una Pulitan per un momento in porta. Mark che era appena atterrato dopo l'arrampicata. Attenzione al tocco sotto di Long, abbastanza inaspettato, riapre le speranze dei Mighty Rocket. Un errorino effettivamente sì, di una Pulitan nel mettere questa palla in mezzo, va di rimbalzo sul terreno Andrea Longaniani. Beer Long 21-10 e riapre le speranze per i Mighty Rocket. 3-2 in questo secondo round. Contrasto, fallo da parte di Beer Long nei confronti di Alberto ed una Pulitan. Palla che si innalza al centro, Mark 17, un tocco da sotto e può diventare molto pericoloso, però no, va fuori dalla porta, girato male per Marco Luconi, che seguita, no, non era lui a seguire la relazione, la seguita in questo momento con un tocco lento che però era infido, abbastanza infame nei confronti di una Pulitan che era stato beccato. Controtempo, era stato Long a proseguire l'azione in un modo o nell'altro. Poi palla che arriva a Marca 17, ancora uno scontro tra Marca 17 ed una Pulitan. Si stanno sfidando per l'MVP di questo round, così come accaduto in precedenza. Mark decide anche di mettere un po' più di pepe alla situazione. Crive si trova sulla fascia a poter mettere una buona palla in mezzo. Dier Long si era trovato tu per tu con una Pulitan, ma non è riuscito a scavalcare il portiere dorato dei Mighty Rocket. In questo momento va sulla fascia Alberto 2-2, credo senza buste, visti i movimenti, stava saltando in ogni modo per cercare di continuare a colpire la palla. Una Pulitan ancora una volta va a colpire in aria, anche una palla che era abbastanza fuori, quindi non credo servisse troppo. Un buon tocco in mezzo poi da parte di Dier Long, non finalizzato da parte di Mark, che si è trovato sì a far esplodere, a colpire un avversario, ma non a colpire la palla. Nel dubbio vola di nuovo Mark, si fa mezzo campo volando per un rimpallo sul muro per cercare di aiutare la sua difesa. Poi è sempre Mark 17 a mettere la palla via dall'area piccola marchiata rossa dei Mighty Rocket. È ancora una volta di Erlong, anche nell'angolino di sinistra, a farsi trovare pronto. Poi uno scambio con Crive, un errore di Alberto, palla che rimbalza, palla che in un modo o nell'altro, ah no, viene scavalcato. Mark 17 sembrava poter arrivare precisa per il tiro da appena fuori aria per Mark 17, ma invece nulla di fatto, era stato scavalcato. Un rimpallo, attenzione perché questa arriva nell'area piccola rossa, bravo prima a metterla fuori. Attenzione al volo di una Pulitan, si arrotola su se stessa essenzialmente per colpire questo pallone, ancora una volta con la punta volando, arrotolandosi, diventato una spirale. C'è chi dice che stia ancora ruotando su se stessa. E allora il 4-2, ancora una volta una Pulitan, la doppietta personale in questo secondo round. Palla che di nuovo ovviamente lì battuta a centrocampo e resta lì a centrocampo almeno nei primi secondi del proseguo di questa partita. Un rimpallo fa impennare il pallone, tenta di volare Long, tenta di scavalcare Alberto, ma Alberto particolarmente bravo, particolarmente attento, particolarmente provvidenziale nell'aiutare. Comunque dietro Alberto c'era anche Bucci. Alberto seguita l'azione, prosegue sulla fascia di sinistra, ma poi viene chiuso da Long. Ribattuta di Bucci, ottima la palla messa in mezzo, vola di nuovo Alberto, prova a toglierla Long con la rovesciata, ma è stato particolarmente bello anche questo volo di Alberto, non così avvolto su se stesso, più dritto in quanto rispetto a quello che avevamo visto in precedenza con una Pulitan, ma anche questo particolarmente complicato, particolarmente difficile, particolarmente bravo. Quindi Alberto 222 Alberto underscore 222 underscore 46, nickname che dal 2016 abbiamo scoperto si riferisse oltre al 46 con il 222 anche a Tony Cairoli, pilota di motocross, se non vado errato 7-9 volte campione italiano, si è più volte difeso anche per quanto riguarda la nazionale, effettivamente le sfide tra nazioni che avvengono anche sul motocross. Comunque sfida in aria che stava avvenendo tra Bucci e Mark 17 si è risolta con un nulla di fatto, visto che erano troppo defilati rispetto alla porta, e quindi ancora una volta la vittoria di questo secondo round va agli Air Force Gat One, che mettono un altro mattoncino, salgono un altro gradino verso la finale di questo secondo Fit Rocket Christmas. Come detto, la prima finalista
L'abbiamo vista in precedenza il team Rocket Blind con Slam, Melissano e Krikorian, particolarmente tra virgolette improvvisati, si erano iscritti come ragazzi, ognuno come iscrizione singola, e quindi si sono andati a comporre poi come team. Particolarmente soddisfatto io dell'esperienza di Krikorian, di quanto è diventato bravo in poco tempo, quindi è stato un team che mi ha sorpreso molto. Quindi siamo al terzo round, terzo su 5, ovviamente come avete letto sulla destra, meglio di 5. È l'ultima occasione per i mai dire Rocket di riaprire la partita. Dovessero perdere questo round, sarebbero definitivamente fuori dalla corsa verso l'alloro, verso la finale di questo torneo. Long sembra subito più in palla in questa prima partita, ma sempre una Puritan errore, in questo caso di Krive, che si stava preparando ad andare verso il centrocampo, ha completamente liberato la porta. Come possiamo vedere lì sulla sinistra, si è un po' disinteressato di una Puritan. Ci ha provato, però conveniva più magari puntare direttamente verso la porta. Ringraziato una Puritan per chiudere definitivamente in porta quel primo pallone giocato. Allora 1-0 per il momento per i Get One, con Krive che tenta di farsi tra virgolette perdonare in qualche modo. Lo stava facendo bene con un bell'assist per Mark 17, alla parata ancora una volta provvidenziale di Alberto, che poi va anche un po' a spintonare di Erlong per fargli perdere il tempo. Ed è così, con Bucci che ringrazia, scavalca tutti e due i giocatori, la mette sul lato di sinistra per il suo compagno, per una Puritan, palla che arriva con un fendente ad opera di Mark 17 verso la porta dorata, ma è stato ancora una volta anche bravo Bucci. Aveva comunque dietro di lui Alberto, pronta ad aiutare il suo compagno di scuderia. L'incrocio colpito da parte di una Puritan, l'incrocio che va a colpire, si tramuta in un assist per Bucci, che da sotto porta conclude e finalizza il 2-0 marchiato d'oro per gli Air Force Get One. Dopo un minuto e poco più, 2-0, si trovano sotto in difficoltà i Mai Dire Rocket. Questo che potrebbe essere l'ultimo round per loro. Si arrampica intanto Alberto sulla parete di destra, poi sostenuto da Bucci, un rimpallo forse che poteva mettere fuori causa, fuori gioco Mark 17, però è stato particolarmente bravo Marco Lucconi anche in questo frangente a mantenere il giusto tempismo. Ci prova Krive, però viene anticipato da Bucci. Allora Alberto, su un contrasto che poteva rivelarsi molto pericoloso, arriva Bucci sotto l'angolino, si arrampica, vola Mark 17 per parare il tocco, cioè da dire che comunque anche Long era pronto a parare il tiro. Attenzione a Krive, che si trova a tu con una Puritan nel tocco sotto di rimpallo, palla che resta lì, cade al centro dell'area piccola, vola Mark 17 che riesce a riaprire le danze per quanto riguarda i Mai Dire Rocket. 2-1 in favore ovviamente degli Air Force Get One. Però in un modo o nell'altro tiene ancora viva la partita. Bello del tocco con Long, che purtroppo facendo manovra stava anche rischiando di pararla, però la palla è entrata prima e quindi non è stato scritto nulla in chat. Credo che se l'avesse parata Long sarebbe stato particolarmente frustrante per il team in rosso. Palla rigiocata, palla ribattuta, terza pallina a disposizione dei due team. Quarta, pardon, la terza è stata già giocata. La quarta pallina per il momento sta portando i Mai Dire Rocket in avanti nella metà campo dorata, con il tiro da fuori di Alberto 2-2. Vola ancora una volta Mark, non mi è sembrato il pubblico si sia saltato, quindi non so se gli è stata data la parata. Comunque nel dubbio è stato bravo ancora una volta a tirarla via. Con i rimpalli si rischia di complicarsi la vita un po' Long, però è stato bravo anche Krive nel liberare questa palla che aveva attraversato completamente tutta dalla destra sulla sinistra, l'area in rosso. Vola Bucci, ma non riesce a colpire. Vuole una Puritan, una sponda, un rimpallo che può tramutarsi in un buon assist. No, credo l'abbia toccata una vettura rossa. La stava indirizzando verso la propria porta. Palla che resta lì. Ancora una volta provvidenziale Mark 17 sul tiro. Questa volta di Bucci 28 a caccia della doppietta. Dopo aver fatto doppietta anche nella precedente partita, fa un giro su se stesso Long, tenta di mettere la palla in mezzo, c'era però in porta già pronto una Puritan, era completamente dentro la porta con la sua monoposto. Un po' a vuoto Mark 17, libera Alberto, l'errore fatale questa volta di Mark 17, che ha girato troppo attorno alla palla, non è riuscito a spazzarla. Quel boost usato inizialmente gli è stato fatale, ha provato ad aiutare Long di dare una pacca sulla spalla al suo capitano, ma non è riuscito. E allora 3-1 per gli Air Force Get One. Sono forti, sì, Paolo. Questi Alberto, una Puritan si stanno comportando, e Bucci si stanno comportando particolarmente bene, particolarmente organizzati.
c'è da dire, quando gira così tanto bene, si riesce a tenere un buon ritmo, un pressing alto, si rispettano bene gli spazi, perché uno dice ok, stiamo vincendo, quindi se, anche se sto troppo in porta mi va bene, e invece purtroppo quando si è sotto c'è il rischio di disunirsi, come sta accadendo più volte in realtà tra Long e Crive, mentre che intanto uno dei due ragazzi prova a farsi perdonare, in realtà era di nuovo Mark 17 che ha tentato il tiro in porta dalla parete di sinistra. Long in questo caso anticipa bene nei confronti di Bucci ed Alberto, poi il tiro da parte di Mark, ma ancora una volta c'è un Napolitan, una palla messa da Dier Long poteva diventare positiva per Crive, ma Long non, insomma, una serie di contrasti non ha favorito questo passaggio in mezzo, anzi favorisce l'uscita di Alberto e l'errore clamoroso, non è, si è completamente, ha detto no, non la voglio la palla, non voglio segnare. Questo è stato clamoroso, poteva essere la mazzata finale a 50 secondi dal termine. Attenzione a Long che riesce almeno a tirare via la palla, a evitare l'eventuale 4-1. Ci vuole un gol almeno nei prossimi 10 secondi per tentare poi un eventuale pareggio. Per ora Marca 17 la mette sulla fascia di destra, il rimpallo, stava puntando magari ad un rimpallo per scavalcare la difesa. Una buona palla messa in mezzo, ma prima Bucci, poi una Pulitan e adesso Alberto. Riportano la palla nell'area piccola rossa e con 20 secondi al termine sembra difficile adesso, si assottigliano le speranze dei Mighty Rocket, un palleggio e poi un rimpallo e ancora un passaggio di Marco 17, una sponda contro la parete, tenta di mettere una palla in mezzo per un eventuale altro gol. 4 al termine, 3-2-1, tocca a terra ed è finita, ahimè anche i Mighty Rocket sono out, ahimè un'altra partita che finisce 3-0, tutte le partite di questa sera sono finite sul 3-0, eccetto quella che abbiamo visto, la semifinale abbiamo visto in precedenza sul 3-2, non ha scritto nulla di malvagio Marco Luconi, Marco 17 come leggete in chat, ma un bella ragazza essenzialmente, e ahimè abbiamo la seconda esclusa, ma che bello, abbiamo anche la seconda squadra che troveremo domani nelle due finali essenzialmente, poiché avremo la finale per il primo posto ed anche la finale per il terzo e il quarto posto, finale nel primo posto che vedrà i Rocket League Blind, il team Blind Rocket contro gli Air Force Gat One e i The Gumbro Guys contro i Mighty Rocket. È stato particolarmente interessante come prima esperienza il commento qui su Rocket League. Salutiamo tutta quanta la chat, non mi aspettavo questa debacle da parte di Lopez che commenta così la partita dei Mighty Rocket. Bendy è stato molto alto il livello e ieri ci ho giocato contro Napo nella fase a gironi, devo dire che Napo questa sera si è scatenato, ieri era un altro giocatore in realtà rispetto a quanto abbiamo visto oggi. Sì, diciamo che poi quando dipende anche dall'intesa, infatti lo dicevamo prima con Long, dipende tanto dall'intesa che poi si trova per quanto riguarda i compagni. E quindi sì, può capitare che magari una sera magari ci si deve ancora conoscere, quindi insomma si cercano quelle intese, poi magari quando si trovano ecco lì che uno aumenta in modo vertiginoso il proprio livello. Tra l'altro poi un'altra cosa che può essere determinante è il fattore anche avversari, perché nel momento in cui ti trovi degli avversari di un certo livello magari anche lì si innalza l'asticella. Certo, hai fatto tutto questo discorso per infilare anche Rocket League e la psicologia del pilota. Sei malvagio. Esattamente. Ma c'è sempre la psicologia del pilota. Molto bene, grazie Ale. Ci hanno raggiunto anche Marco Luconi e Andrea Rognagnani, sì. Long e Mark. Non so se per la partita o più per comunque quanto sia stato un successo questo torneo. Io vedo tanti ragazzi, tanti nomi nuovi, anche con il follow dalla chat, particolarmente soddisfatti. Noi che trattiamo Formula 1, è un mondo nuovo questo. Mi sembra sia positivo. Sì, dai. Ho visto, i ragazzi sono divertiti, belle partite comunque, quindi dai, l'importante è questo. Vediamo poi domani le finali, finale per il primo posto e per il terzo posto. Al meglio delle 7, quindi ci saranno ancora tanti match da vedere insieme. Molto bene, Long, purtroppo sia io che te non ci abbiamo pensato, non abbiamo fatto il car calcio scommesse in chat, abbiamo messo i sondaggi.
possiamo farlo per domani. Eccoci. Sì, così è pronto a finale guadagnare... terzo quarto e primo secondo siamo a posto. Questa sera che non c'è Raffoidex a correre, così gli facciamo fare un po' di punti a Raffaello Morga, che punta al milione per la desecretazione, magari punta sul cavallo giusto. È certo che arrivare a un milione anche con le scommesse è dura. Ma tanto non ci arriverà mai. Che non sono scommesse, spoiler. Ci dissociamo dal gioco d'azzardo. No, Palese, non buonasera. Buonasera anche ad Ernesto Coppola, co-organizzatore, alla quale anche a lui chiedo, dicevo proprio con Marco, è stato effettivamente un successo sia a livello di team, comunque sono venuti bene, sono venuti fuori dei bei team, abbastanza organizzati. Questa sfida tra i... gli Air Force Gat One e i Mighty Rocket, sulla carta, su quando abbiamo visto sui gironi, su conoscendo i giocatori, già ci aspettavamo che sarebbe stato quello un po' più frizzante, quello di un livello più alto, però anche a livello di seguito, di dicevo in precedenza anche mentre giocavamo, follow etc. organizzativi, credo sia stato un evento positivo. L'obiettivo del torneo è stato raggiunto, cioè divertirsi. Poi sfortuna ha voluto che abbiamo avuto la finale, l'abbiamo avuto in semifinale perché erano i due team sulla carta più forti e poi si sono pure dimostrati più forti. Però sono contento che domani affrontiamo Marco, Andrea e l'altro Marco, così gliele suoniamo non solo... Cioè ce l'hanno suonato tante volte in allenamento, domani sera gliele suoniamo noi... È la partita ufficiale. Bene, bene, sono carichi. Sono ecco, pronti. Già sono aperte le car calcio scommesse. Molto bene. Un consiglio che gira è quello di non camminare dove non ci sono. No, perdono, stavo leggendo una cosa sbagliata. Errore non mio. Camminare dove ci sono le botole. No. Totale errore, sbagliato totalmente chat. Perdonatemi. Che guardavi? Non credo sia live, non me l'ha da tre consigliati. Siamo effettivamente comunque in conclusione. Io ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno seguito, soprattutto in realtà chi le ha giocate, perché ci hanno regalato davvero delle quattro partite, sì, seguite in live, sei in realtà giocate con due in Radio Cronaca, e che ci siamo potuti gustare, ci siamo potuti intrattenere anche in questa serata. Io quindi ringrazio Long per essere stato qui con noi, sia a giocare che poi anche al commento. L'ha dovuta fare due di fila al commento, io già con una prima arrancavo, con questa ancora più vivace è dura. Non sono riuscito a fare la live perché uno era meglio così, perché c'era troppo materiale brutto tra virgolette, e poi ho le corde vocali lacerate e penso ghiaccio domani e si ricomincia. Leggo anche che Alessandro Verni adesso ha paura per la propria gara in Master, perché effettivamente i risultati ufficiali non sono ancora usciti, quindi dopo questa sconfitta, però come detto, essendo un torneo amichevole, non verranno aggiunti i giri, non verranno considerati tagli. Io mi permetto di dire che prima del match Mark ha lanciato un amo, guardate che devo ancora vedere i vostri giri, quindi state a te. Non ha funzionato. Ci ha provato, ma niente. Ma l'ala di Napoli è stranamente sana rispetto a quante volte abbiamo più visto. Le gomme sono troppo, sono gonfie, non sono forate. Quindi... Non ci sono danni attivi, erano sane purtroppo. Molto bene, grazie mille anche a Marco e grazie anche ad Ernesto, sia per anche a lui per aver giocato che per essere stato a supporto, in particolar modo per le radiocronache di questa serata. Grazie Ernesto. E poi anche grazie per l'organizzazione. Grazie Raffaele. Molto bene, ringraziamo anche infine la regia, sempre pronta qualsiasi gioco, GT Sport, Rocket League, proviamo non lo so, Rainbow, qualsiasi altro gioco online con i droni. No, nessuno mi ha fatto legare con i droni, ragazzi. È da fare, a posto, è fatta, aperte le iscrizioni sul forum. Ti dico già chi vincerà, però io lo so. E non lo dovevi dire. E dovevamo fare il pronostico. Chi vince? Chi sta intendendo Mister X? Voi non sapete perché vincerà, è quella la cosa bella. Bisogna organizzare perché vincerà. Bisogna organizzarlo per capire perché vincerà, così poi tra un anno, probabilmente quando sarà organizzato, capiremo il perché. Insomma, possiamo tutto questo giro. Scommesse il perché vincerà. Campo libero. Sono due opzioni. Mettiamo anche una terza con altro.
Non si può. No, puoi mettere due opzioni. Due opzioni. E chiediamo a Twitch di metterne di più. Per questa cosa di gare con i droni, se tu gliela proponi, secondo... non lo so, se... allora o ci bannano o l'accettano, bisogna scegliere. Comunque, tutto questo giro per ringraziare anche Bendicott, ovvero Alessandro Pietracatella, per la regia e lo streaming di questa serata. Grazie, Ale. Grazie a voi, grazie a tutti i Twitch spettatori e tutti i ragazzi che ci hanno regalato tantissimo spettacolo. Ah, che bello essere su Twitch, che puoi dire Twitch senza paura di dover dire Twitch, senza che la piattaforma rossa si arrabbia. È particolarmente twitchosa. Però poi... no, aspetta. Mm? Su YouTube non puoi dire il nome di Twitch. Mm? Ma su Twitch puoi dire YouTube. Quindi puoi dire senza piattaforma rossa, YouTube. Ah, che bello. Allora, buonasera ad entrambi, al signor Twitch e al signor YouTube. Salutiamo anche loro e salutiamo definitivamente tutta quanta la chat che ci ha seguito. Siete stati anche questa sera bellissimi tutti quanti, ovviamente anche i ragazzi che hanno giocato, al solito ce l'abbiamo ringraziati, e vi rimandiamo ai nostri social, in particolar modo il forum ed il canale Telegram, con anche la pagina Instagram, poiché si vive ancora di più tutto da vicino. Da parte di Raffaele Lelli, a.k.a. Hiroshi, è ancora un saluto ed un appuntamento a domani, perché ci sarà la live essenzialmente delle due finali, meglio dei 7 round, oppure bisogna giocare di chiesa? No, meglio dei 7. Meglio dei 7. Scusa. Salute. Salute, e direi che possiamo chiudere così con lo stare in salute, mi raccomando, torneo organizzato anche per starcene tutti quanti a casa, belli rilassati e festeggiare insieme questa fine del 2020. Appuntamento quindi allora domani con finale terzo e quarto posto e finale per il primo e secondo posto essenzialmente di questo Fit Rocket Christmas. Buonanotte, manda presto solo se Fit non è live. Ciao. Ciao.